Abisso, ariano, biondo, candigliota, carlone, cerquoni, ciancio, dechiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella. Giuliano, Guido, bravo direttore. Sono 18 presenti, 6 assenti più la Presidente, sono giustificati i consiglieri Pompei e Tosatti. Allora, scrutatori di oggi saranno i consiglieri Giannone,
Salvini 55-57. Suonare ogni volta la procederemo quindi così, ci sarà la presentazione, ci sarà la discussione, verranno poi alla fine presentati gli emendamenti, come al solito ci sono 5 minuti di presentazione degli emendamenti e poi la votazione dei vari emendamenti scritta, poi ci sarà la presentazione per 3 minuti dell'ordine del giorno, votazione anche dell'ordine del giorno e alla fine intervento del relatore iniziale e diciamo un'espressione di parere su quanto modificato. Quindi apriamo subito con l'intervento del relatore. Chi relaziona? Consigliere Rinaldi, a lei la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io procederei con la lettura dell'atto così come è, per iniziare il... Allora, quindi una proposta di deliberazione di espressione del parere relativo all'acquisizione del manufatto realizzato in assenza di titolo edilizio in via Filippo Serafini 55-57 su area di proprietà comune. Calma. Non si sente. Allora, premesso che la legge Regione Lazio numero 15 dell'11 agosto 2008 prevede che l'opera abusiva acquisita è demolita, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, la circolare numero 11.552 del 26 agosto 2009 del Segretariato Generale Direzione Prima al paragrafo 2.3.3 indica l'espressione del parere del Consiglio Municipale in merito all'esistenza all'eventuale utilizzazione delle opere abusive che contrastino con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e paesaggistici. Visto il parere tecnico del Consiglio Comunale, una ragioneria generale e quella di dentro il municipio, identificare sull'area ubicata in via Serafini 55-57, catastralmente definita il foglio numero 957, partita nel numero 119 denominati Roma Capitale. Esistono i seguenti fabbricati e attrezzature regolarmente realizzate. Ex plesso scolastico destinato a palestra di circa metri quadri 485, fabbricato numero 1 della perimetria allegata. Campo di calcetto realizzato regolarmente dal municipio nel 2010. Numero 6 della perimetria allegata. Area verde attrezzata, numero 7 della perimetria allegata. Sulla medesima area sono state realizzate ulteriori opere in assenza del titolo edilizio, contestate all'Associazione Culturale Rosso Grillo nella sede dei sopralluoghi del 15/7/2014 e del 13/10/2016, in riferimento alle quali la direzione tecnica del municipio Serpi concludeva la rimozione di apertissimo dello stato originario dei luoghi. L'opera di maggiore rilevanza realizzata in assenza di titolo edilizio è costituita da una platea di elementi che costituisce circa metri quadri 475, sulla quale è stata realizzata una struttura mediante l'uso di tecniche di bioedilizia denominata ecostruttura. Tale manufatto è stato coltivato trovandosi allo stato di rustico e dalla dimensione di circa metri quadri 280, indicato nel numero 5 della perimetria allegata. I lavori eseguiti in assenza di autorizzazione si sono fermati alla realizzazione parziale dell'ornitura del solaio pieno di copertura e relativi strati di compensazione, montaggio parziale del sistema di copertura ventilata a due fronte. Le suddette opere hanno una consistenza di circa 24.380 di superficie lorda e volume di circa 1.076 con altezza di circa 1.360. Detto immobile appartiene ad un compendio immobiliare di proprietà di Roma Capitale, ex scuola media comunale Donatelli, realizzato su un'area di circa metri quadri 4,5, con accesso da via Filippo Serafini 55-57, catastralmente individuato al foglio numero 957, particella numero 119. Detta area è classificata nel vigente piano di quadro generale con delibera del Consiglio Comunale numero 18/2008 come città consolidata, testo di TPE, testo di espansione novecentesca, tipologia edilizia libera, articolo 48 delle norme tecniche di attuazione. Nel dirigente piano regolatore del 65 l'area era classificata come zona F, ristrutturazione urbanistica, aree parzialmente edificate. Gli immobili di che trattasi non sono interessati da vincoli di tipo paesaggistico o monumentale ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, parte terza.
ferma restando tuttavia la necessità della comunicazione alla competenza sovrintendenza archeologica di Roma, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 2498, in presenza di scavi e o la realizzazione di consistenti opere edilizie. Attualmente la destinazione d'uso dei fabbricati e dell'area di pertinenza, in conformità all'articolo 6 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore, risulta attrezzature collettive per lo sport, lo spettacolo, la cultura, ricreative e congressuali, con superficie utile lorda oltre la riva di 500. Considerato che nell'anno 1967 sul terreno di proprietà del comune venivano realizzati 3 padiglioni prefabbricati al fine di ospitare una scuola, scuola media comunale Donatelli. I 3 padiglioni, ciascuno di circa metri quadri 396, oltre a 2 locali tecnici posti esternamente a dette costruzioni, risultavano avere una consistenza complessiva di circa metri quadri 1338, come da verbale di consegna del 26 settembre 1967 della seconda ripartizione patrimonio. Nel 1990 la proprietà comunale già presentava segni di degrado e di abbandono. Pertanto uno dei padiglioni fu occupato dai cittadini del centro sociale cortocircuito che vi stabilirono la loro sede. Nello stesso anno anche l'associazione culturale Rosso 2000 stabilì la propria sede nel padiglione occupato. Tra il 18 e il 19 maggio 1991 un incendio distrusse il padiglione occupato. Nel mese di luglio 2016 veniva avviata senza necessarie autorizzazioni la ricostruzione del padiglione distrutto dall'incendio. In data 13 ottobre 2016 la polizia locale, in esecuzione al decreto di ispezione del 19/7/2016, davano corso all'esecuzione del provvedimento ponendo sotto sequestro molte attrezzature oltre che ai manufatti in corso di realizzazione. In data 24/3/2017 veniva emessa sempre dalla direzione del municipio 7 la determinazione dirigenziale numero 770 di messa e ripristino. Allora, visto il TUEL approvato con decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e sue modifiche e integrazioni, lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione numero 8 del 7/3/2013, il regolamento del decentramento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 10 dell'8 febbraio 99, il regolamento del Municipio Roma 7 approvato con deliberazione numero 62/11/10/2018 e i vari pareri, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di esprimere parere favorevole relativamente all'acquisizione del manufatto realizzato con tecniche di bioedilizia avente dimensioni di circa 280, indicato come il numero 5 della planifica di allegato. Esprime inoltre parere favorevole fatto dalla commissione delle autorizzazioni di legge in relazione al completamento della suddetta struttura al fine di destinare la parte sociale. Questo è tutto, grazie. Ci sono interventi? A parte quello della consigliera Vitrotti, di 30 minuti. Facciamo procedere lei, consigliera Vitrotti? Sì, sì, per me se qualcuno vuole intervenire non c'è problema. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ok, ti aiuterò io a mettere un po' di cartoni, se no leggere le delibere. Grazie Presidente. Ringrazio il Presidente e la Commissione per aver dato lettura dell'atto, però visto che siamo anche in Consiglio, credo che noi siamo anche chiamati a dare un po' di anima ai nostri atti, altrimenti siamo qui a ratificare semplicemente qualcosa senza raccontarla fino in fondo. E invece io credo che alla fine questo atto merita qualche riflessione in più, e lo abbiamo anche visto, io ho partecipato alla prima seduta di commissione, perché porta con sé un sacco di storia, tanti anni, porta con sé anche un po' la storia di un quartiere del nostro municipio, porta anche la storia di un'amministrazione, delle tante vicende alle cui l'amministrazione municipale in parte, comunale soprattutto, è stata più volte richiamata e non ha sempre ottemperato a quello che avrebbe dovuto o potuto fare. Quindi non farò certo un discorso ipocrita, anzi gradirei poi che diciamo il livello rimanesse anche su una un po' come c'è stato durante la prima seduta di commissione, cercando di capire effettivamente che cosa e di che cosa stiamo parlando e cercando però di guardare un po' il tema nel suo insieme. Perché questa delibera quando ci è pervenuta
Forse il boss della Giova Corleone si è meritato tanto, però insomma tutta quella gente in realtà era per effettuare un sequestro in quell'area, in tutte, diciamo, furono anche messe sotto sequestro tutte quelle attrezzature che ovviamente impedirono poi le normali attività del centro sociale. Quello, diciamo, secondo me, allora io parto da lì, perché se oggi invece la proposta che ci viene fatta, non ho capito se è degli uffici, non ho capito, io l'ho definita subito una proposta di carattere politico, anche se non ho avuto questo chiarimento in commissione, perché è vero che si dà seguito ad un atto, è vero che è necessario temperare, però insomma ci sono le firme della Presidente e degli assessori. Allora, se oggi si chiede a questo Consiglio di esprimersi rispetto a quelle che sono le premesse, e che poi noi in un emendamento abbiamo anche tradotto, diciamo, invece in una, mi pare anche voi in realtà, in una più esplicita richiesta, si dice di esprimere effettivamente l'interesse affinché proprio per riscontro, rispetto a quanto previsto dalla legge regionale numero 15, prevede che l'opera abusiva acquisita è demolita, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici. Quindi oggi invece, e poi io ho scoperto, devo dire, con un'interlocuzione ed una corrispondenza che abbiamo avuto grazie, diciamo, alla delegazione del Corto e dell'Associazione Rosso 2000 che ha partecipato in commissione, li ringrazio per il contributo che hanno dato, abbiamo scoperto che c'era un'interlocuzione con questa amministrazione, con l'assessore Mazzillo, con la Presidente, abbiamo scoperto che c'era un interesse anche della Commissione Capitolina con la consigliera Guadagno che è venuta a visionare, erano presenti anche i consiglieri, alcuni consiglieri municipali, quindi questo, devo dire francamente, io non lo sapevo, però fa emergere quanto non solo ci sia, diciamo, stata una volontà oggi di poter portare questo atto, ma di ottemperare ad una richiesta delle mi viene da dire quasi del quartiere, ma soprattutto di chi là dentro, insomma, chiedeva pressantemente di dare riscontro ad una situazione che stava diventando insostenibile. Vi dico perché sono partita da lì, perché in realtà io, e l'ho detto in commissione,
E in realtà avevo lasciato la situazione, voi sapete, io c'ero anche la scorsa consigliatura, con la presidenza Fantino, con il vice sindaco Nieri, in occasione di un'assemblea pubblica che c'era stata in occasione del secondo incendio che si era creato lì dentro. E ricordo, diciamo, anche lì ci troviamo in una situazione che io, anche questo non l'ho mai fatto, diciamo, mi sono mai nascosta rispetto a questo, io non ho condiviso, ma rientrava, diciamo, nel momento in cui anche forse in ottemperanza alle nuove determini, diciamo, alle nuove deliberazioni che c'erano state, mi riferisco in particolare alla delibera 140, che secondo me ha provocato tanti danni, e oggi è aperta una discussione nella città che porta all'attenzione anche del nostro consiglio su tutto un tema che è quello del patrimonio indisponibile della città, che dal mio punto di vista ancora non va a sciogliere alcuni nodi, anzi, se vogliamo, è anche peggiorativo rispetto alla delibera 140, ma proprio purtroppo per quella delibera mai si andò a rispondere a quella richiesta di definitiva regolarizzazione, richiesta peraltro presentata regolarmente da parte di chi già stava là dentro. Una richiesta a cui le amministrazioni, ovviamente quando c'erano persone con le quali io interloquivo, non riuscirono o non vollero dare una risposta, probabilmente, dico, lasciando anche nella città una situazione che era tutta da gestire. E quindi ci si trova, diciamo, oggi nella situazione per cui questa amministrazione decide, a differenza di quanto, diciamo, ha anche mostrato a questa città, penso alla Casa delle Donne, alla Casa Internazionale delle Donne, penso a quello che sta succedendo dentro l'Usa e Siesta, dove la giornata di oggi è un po' particolare e anche un po' confusa. Penso a tutte quelle altre realtà sociali in cui non si è ancora capito da che verso si vuole andare, non si vuole capire forse, o non si vuole lasciare intendere, se veramente prevale l'interesse sociale per alcuni centri. E io, diciamo, che lì in quella parte di territorio ci sono cresciuto, forse sarebbe anche opportuno dire, forse bisognerebbe fare una valutazione caso per caso per capire effettivamente se quelle strutture di cui l'amministrazione effettivamente ha bisogno. Esprimere fino in fondo la giustezza di questo atto, sia nei confronti della popolazione residente, sia nei confronti di chi questo processo, cosa che voi sapete perché l'ho detto prima, c'è stato un interesse da parte di questa amministrazione sia a livello locale che a livello cittadino, ha mostrato da diverso tempo. E allora perché essere ipocriti e non dirlo? Perché non esplicitarlo? Non solo che a noi ci interessa dire che quella struttura fatta in bioedilizia e anche con delle tecniche assolutamente innovative ha un pregio e quindi non possiamo demolirla, ma la dobbiamo tenere sul nostro territorio, ma perché non dire che c'è di più, che ci sono dei presidi che nel corso degli anni hanno anche segnato la storia di un quartiere, hanno anche segnato il segno di posti che non c'erano. Non so se vi ricordate, ma io ogni anno che abbiamo discusso il bilancio ho presentato degli emendamenti su Piazza San Cavalieri del Lavoro. Una piazza che è abbandonata, l'avete sempre bocciati, l'ultima volta ci avete detto che era giusto che rendevate conto, ma non era nelle
se quello fa proprio parte di quel pezzo di quartiere, che è il quartiere Lavoro, che ci avrebbe proprio bisogno di, di quella riqualificazione, anche di quell'attenzione che tante volte dà la cittadinanza in modo molto. Un altro esempio è proprio quel giardino di Piazza Salvatore Candiano, che con insieme al consigliere Giannone, e non mi ricordo chi altro, ma sicuramente con l'assessore De Santis, abbiamo visto quando abbiamo inaugurato la targa per quei due ragazzi che sono anche lì abbiamo, però vi abbiamo raccontato che dentro quel quartiere, in modo del tutto diciamo così spontaneo, una serie di cittadini ha deciso che quel pezzo di verde doveva diventare verde pubblico e servizio per tutti. Purtroppo vi segnalo che a causa di vandalismo oggi quei giochi non ci sono più e quegli stessi cittadini oggi si sono di nuovo rimboccati le mani, sono andati a fare le tachine dei dipartimenti, sono andati a fare le richieste necessarie, quindi una volta che li hanno tolti perché non erano più in sicurezza, oggi attendono, speriamo che arrivino i tempi giusti, la nuova installazione. Questo per dire che cos'è quel quartiere. E io mi auguro che voi lo sapete, oggi non ci portate l'atto solo perché dobbiamo fare l'atto, perché ce lo chiedono gli uffici, perché dobbiamo essere ottemperanti. Sì, va bene, e questa è una parte. Però, diciamo, il Consiglio Municipale ci mette anche un po' di politica dentro, perché se non ci mettiamo pure un po' di politica, vuol dire che non siamo a fare cose giusto per ratificare. Io non penso che sia giusto in questo caso, tanto più oggi che il nostro municipio, per quanto stia salvando il servizio, ma perde per esempio uno spazio come quello di Luce Siesta. E che voi stessi nell'ultima seduta di consiglio comunale avete detto no agli sgomberi votando un atto del Partito Democratico in consiglio comunale, e in quella lista c'era proprio lo spazio di Luce Siesta, quindi se oggi c'è una rinnovata diciamo anche presa di coscienza della città, dei luoghi della città, dei luoghi di cui questa città ha bisogno e non si può privare, il Partito Democratico, che c'è sempre stato su questa linea, anche con le critiche che ci siamo prese all'inizio e anche un po' subendo quelle che erano state purtroppo le parti più incancrenite del sistema amministrativo e anche della politica, non ci dobbiamo nascondere dietro, però alla fine noi in quest'aula, nel nostro piccolo come gruppo, l'abbiamo sempre cercato di portare alla vostra attenzione, quindi se oggi questo avviene non possiamo che essere favorevoli. Però, vi ho detto anche in commissione, il tema sul patrimonio disponibile nella nostra città è un tema enorme. Durante la prima discussione in commissione abbiamo anche visto con gli altri consiglieri come, e un'altra domanda è stata, ma perché abbiamo scelto proprio quell'immobile? Una volta che abbiamo preso atto che c'è una volontà da parte del municipio di tenerselo, perché è una struttura che deve essere valorizzata e che poi farà le procedure che sono necessarie, perché non è che qui siamo in una fase ben precisa, ma perché proprio quell'immobile? E io me la sono spiegata come vi ho detto fino adesso, dopodiché è ovvio che ci sono tutte le altre strutture sulle quali oggi non possiamo essere indifferenti, e mi auguro che in una discussione che ci sarà penso brevissimo in quest'aula, che è quella della quella proposta di delibera, noi non faremo gli ipocriti e espliciteremo ancora una volta quali saranno le posizioni di quest'aula, perché no, magari tutti insieme, magari cercando di venirci incontro una volta per tutte e dire, beh, forse c'è qualche cosa da fare, a me non mi basta più, perché lì non si chiude quella procedura perché non c'è più nessuno che firma. Ma che risposta è? Se un atto, perché questo che serve la politica, è per questo che serve la politica, se c'è qualcuno, e mi ricordo per esempio, ne cito una per parlare di uscita 23 o di Via Polia, insomma conoscete tutti, all'inizio in quest'aula non si è potuto parlare di Via Polia perché quello era un luogo abusivo e di abusivi. No, ma non è. succede era
non se ne poteva parlare, c'era un'ombra strana lì sulla quale io lì non ce vado a vedere perché non voglio sapere che succede. No, io penso che invece quella è un'altra struttura sulla quale bisognerebbe, senza alcuna ipocrisia, ragionare e forse anche levarci sta cosa che non troviamo, perché non c'è nessuno che firma, cerchiamo di capire, quell'immobile è fatto, il Comune di Roma, l'amministrazione pensa che quello sia un immobile utile da tenere oppure lasciarlo così, senza un'indicazione. Allora se vale per uno vale anche per l'altro e tante situazioni che sono in questo stato. Io diciamo, se questo è lo spirito, che ripeto, per me lo accogliamo con sorpresa ma anche con favorevolezza, allora la disponibilità del gruppo del Partito Democratico, come sapete, non può che esserci rispetto a questo. Io non voglio prendermi tutto il tempo che ho a disposizione, però volevo rimettere in fila le cose perché ritenevo fosse giusto, e forse con gli emendamenti comprenderà un po' di più il senso delle cose che abbiamo voluto inserire, perché è una struttura che sta lì da tanto tempo, è un immobile che ha anche una certa identificazione con il suo quartiere, quindi oggi qualcuno si chiede che fa una cosa lì che non ha più senso, e questo non sapremo magari dargli una risposta domani e dire beh domani potrà fare un'altra cosa, o forse sì, però gli potremo comunque dire che c'è stato un impegno e che intanto al municipio gli interessa. Secondo me questo è un fatto non rilevante e, ripeto, anche dal punto di vista politico molto significativo. Detto questo, Presidente, io non vado a elencare quali saranno gli emendamenti, perché lo farò nella discussione. Se per lei va bene, se dobbiamo dividere la discussione, me lo dica lei. Scegliamolo insieme. Se vogliamo discutere all'interno degli interventi delle diverse forze che hanno presentato gli emendamenti, se vogliamo, Presidente, se non ci sono altri interventi, ma dipende. Esatto. Io chiederei una sospensione, così abbiamo il tempo di leggerci per bene gli atti, e andiamo nella saletta qui accanto, 5-10 minuti ce li controlliamo, dopo forse voglio fare lo stesso con gli atti che abbiamo presentato noi, e questa è la proposta del gruppo di maggioranza. Ma poi sta bene? 5 minuti di sospensione, allora facciamo una cosa, lo faccio terminare, intanto termina l'intervento, facciamo la sospensione e poi vediamo se non ci sono altri interventi, si passa direttamente agli emendamenti, andremo in ordine con la presentazione degli emendamenti, secondo il tempo di presentazione. Scusi, va bene così? Sì. Allora, secondo? Sì. Lo dicevo, non capisco se mi sospendisce lei. Sì. Poi dopo noi ci riuniamo per vedere. Finisce la discussione sull'atto, giusto? Perché sembrava che riunisse a vedere anche gli emendamenti di giorno. Sì, e infatti questo sto chiedendo, se c'erano altri interventi, perché se ci sono altri interventi io farei finire gli interventi e poi andare a studiare tutto quello che c'è da studiare. Il gruppo del Partito Democratico accoglie la proposta di fermarci un attimo a guardare dopo gli interventi. Se vogliamo, prima di aprire la discussione sugli emendamenti. Esatto, va bene, per me va bene. Sì, va bene. C'è qualcun altro? Infatti ce lo stavamo chiedendo anche qui con gli uffici, se c'era qualche altro intervento, perché prima non l'ho capito se c'erano mani alzate o meno. Ci sono altri interventi? Sì, ce ne sono due. Io chiedevo nomi l'intervento, sì. Rispetto alla richiesta che è stata fatta dal Partito Democratico, io penso che sia invece più giusto vedere gli emendamenti, che fanno comunque parte della discussione, perché voglio dire, non è che gli emendamenti sono cose che non rientrano nella discussione generale, anche perciò vedere gli emendamenti un po' che rientrano nella discussione. Ma certo, questo per... allora sì, no, allora credo che ci sia un po' di confusione. Gli emendamenti in ogni caso da regolamento vanno discussi a fine discussione, un attimo, prima dell'intervento finale, eccetera eccetera. Quello che si può fare oggi era o discuterli in discussione, se ci sono altri interventi che non riguardano gli emendamenti li possiamo anche ascoltare. Al momento degli emendamenti era stato richiesto non di
discuterli qui in anteprima, ma di discuterli separatamente, nel senso che sia l'una che l'altra, diciamo, che l'uno che l'altro gruppo politico e anche chi non ha presentato emendamenti potesse capire quello che c'era scritto sui pezzi di carta, tutto qui. Quindi mi sembra abbastanza, diciamo, fluido come di dire, se invece ci sono interventi che non riguardano gli emendamenti, di quello discuterete dopo in separata sede e poi anche qui dentro, perché non è che discutere in separata sede poi dopo cancella la discussione in aula, assolutamente. Fino ad oggi è stata confusione, fino ad oggi no, non si è capito niente, fino ad oggi sono state prese posizioni, diciamo, distanti, l'elicotteri, i blindati, chissà che ci stava, no? E tutto quanto, ma domani che cosa si vuole fare? E quindi sembra metterci una pezza, no? Cioè, vedete, da oggi in poi questo municipio vorrebbe, desidererebbe che quell'area tutta, perché non penso che può interessare l'amministrazione solo quel manufatto, no? Quell'area tutta a disposizione pubblica, a disposizione del quadrante, possa essere operativa. Ma come si può essere contrari ad una cosa che possa rimanere pubblica? Anche perché noi siamo rappresentanti istituzionali, siamo cittadini, siamo consiglieri, siamo stati votati dalla gente. Possiamo essere contrari a noi stessi, cioè come si può essere contrario? Però la parte politica che
c'è l'idea, ma non c'è un percorso chiaro, non sappiamo quello che verrà. Certo, siamo troppo distanti dal centro, è ovvio, e non abbiamo le stesse competenze dell'amministrazione comunale. Ci dicono che siamo consiglieri comunali, ma abbiamo visto, notato che abbiamo meno diciamo competenze e meno importanza rispetto ai nostri colleghi del Comune di Roma. Però cerchiamo di fare il nostro. Allora, in questa fase, perché mi trovo d'accordo il percorso politico, cioè l'impostazione? Perché noi dobbiamo comunque da questo municipio far emergere che a fronte di qualunque esse siano, e poi entriamo nel merito, a fronte di un'opinione, una posizione tra dire ce lo teniamo o lo abbattiamo, noi dobbiamo cercare di difendere. Ma anche in altri casi abbiamo avuto questa esigenza di porci come posizionamento. E in un altro caso abbiamo detto no, non lo possiamo tenere perché non sappiamo se la struttura, no, sono nati dei dubbi, e quindi abbiamo detto no, no, non lo prendiamo. In altri casi, e quindi mi piaceva, e non dico sempre, non dico chiaro perché la registrazione quasi che ci siamo messi d'accordo con anche l'ordine, io siamo due partiti diversi, però mi piaceva il fatto di dire perché questo esempio, questo spazio di Atrevini ne fa da apripista, perché quello non altri, perché questo è noi insieme ad altri, diabolia, sono 10 anni che lavoriamo su diabolia e nessuno vuole mettere la firma, nessuno vuole mettere la responsabilità, c'è chi muore, c'è chi lascia l'indemocesia in carico, ma pure quello è abusivo, però questo è per dire che la politica deve fare la differenza. Quando la parte amministrativa arriva fino a un certo punto, se no poi dopo noi, se facciamo delle commissioni, ok, ci mettiamo a piedi delle commissioni che vanno alla Corte dei Conti, perché la gente non sa che c'è stato chi è stato tacciato di andare alla Corte dei Conti perché ha fatto una commissione, ma può fare meglio il proprio lavoro, tra virgolette, e dopo 3 anni dicono no, non è successo niente, tutto a posto, e intanto avvocati, cose spese e tutto quanto, ma sui giornali dà fastidio. Noi abbiamo un ruolo che, a differenza della cittadina normale, non possiamo ragionare con la nostra testa, cioè quello che andrebbe a noi. Noi dobbiamo essere quello che dovrebbe essere, cioè dobbiamo ragionare con una condizione che possa prendere maggiormente l'interesse di più persone, di gruppi, di cittadini che comunque danno un segnale. Perché tante volte io farei pure più casino di quello che, no? di quello che mi compete, però poi non è giusto nei confronti di chi per esempio posso regare danno, cioè se fosse una cosa mia è un problema mio, io faccio come mi pare, ma se poi l'interesse di tanti non è che posso comportarmi male, no? Perché l'interesse di tanti. E quindi avere chiaro che il posizionamento di questo municipio deve essere importante, cioè il passaggio politico deve essere importante. Quindi, perché ho detto in commissione il nostro gruppo si è astenuto? Perché voglio vedere fino alla fine, ancora non ho letto nulla di questo che è arrivato, perché l'abbiamo preso adesso, ragioneremo se c'è una chiara indicazione lineare, non di espressione partitica, ma di opinione politica territoriale da portare avanti. Fratelli d'Italia è disponibile. Se poi la cosa si imbastardisce perché a vantaggio, no? Cioè una situazione a vantaggio di altri, oppure non è chiaro quello, adesso diciamo solo vorremmo fare lì di tutto e poi non si fa nulla, cioè bisogna essere chiari, cioè bisogna dire che non è automatico questo percorso. Non è automatico questo percorso che possa andare a buon fine, perché c'è una causa, come diceva qualcuno, e bisogna vedere poi quello che si decide. Certo, noi possiamo dare il nostro parere e lo daremo, vediamo alla fine come vanno questi atti. Però cioè, c'è bisogno appunto di dire che si farà tutto il possibile, ma non è detto che questa situazione possa andare come uno la può prevedere, perché a differenza di altre bisogna capire poi come saranno. Ci sono dei procedimenti, c'è la legge 50 sul codice degli appalti che comunque tiene bloccato tutta una serie di cose, o se toglie il codice degli appalti o se no anche le palestre per i municipi per le scuole sono state condizionate, quindi siamo bloccati a un certo punto di vista, ma non noi, il sistema è bloccato, noi vorremmo ma non possiamo, no? Però
la storia. C'è un percorso, c'è un'idea politica, c'è un passaggio, c'è una soluzione, no? Perché c'è la legge regionale. E quante volte la legge regionale è stata, come si dice, rispettata? Invece noi dobbiamo dire sì o no, lo buttiamo, lo mandiamo in funzione di un percorso finale, perché non dobbiamo dare false aspettative. Altri interventi? Consigliere? Penso che rispetto ad un'indicazione di fondo, come hanno già espresso i consiglieri che mi hanno preceduto, possiamo continuare. Della scelta tra demolire e acquisire a patrimonio pubblico, se è acquisibile a patrimonio pubblico, perché già molte volte in commissione urbanistica, io penso purtroppo non faccia più parte della commissione urbanistica per quella restrizione dei posti delle commissioni, è stato detto questo, cioè se l'opera era acquisibile o meno. Se l'opera è acquisibile al patrimonio pubblico e nel bisogno che ha la città di Roma, il nostro municipio, di manufatti a uso sociale, chi potrebbe dire oggi un discorso contrario? E voglio dire, le esigenze del nostro territorio sono, rispetto alle problematiche sociali, culturali, assistenziali, sindacali, ricreativo, sportivo, veramente insufficienti. Sono le risposte che dà la città di Roma e il nostro municipio. Perciò pensare a avere, acquisire a patrimonio pubblico, ma anche noi chiaramente ci troviamo d'accordo. Sia, stavo vedendo proprio in televisione un attimo stavo vedendo in televisione un intervento di un magistrato rispetto ai beni sottratti alla mafia, ai stabili sottratti alla mafia, alla difficoltà che ha lo Stato italiano di dare a uso sociale questi manufatti. Perciò voglio dire, è un discorso che comunque siamo schierati, e io sono della Lega, e però io penso che comunque noi siamo schierati rispetto all'interesse pubblico a fini sociali. Questo non significa che il discorso saremo attenti ai discorsi successivi rispetto all'assegnazione. Io ad esempio qui vedo un ordine del giorno, spazio aggregazione giovanile, sale di lettura per bambini, scuola popolare, officina, sede incontri, socioculturale, spazio per attività. Tutto è possibile, però ecco, dico, deve andare a bando e deve poi il municipio vedere quelle che sono le esigenze più importanti rispetto al municipio e poi rispetto a questo fare una scelta. Non è che prioritariamente noi dobbiamo, e oggi come io penso qualche gruppo politico ha fatto nel suo intervento, ecco, dobbiamo essere rigidi e attenti rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio. Cioè, diciamo che non possiamo non essere d'accordo, però ecco, nella massima trasparenza e nella massima condivisione con i comitati di quartiere, col territorio, in modo che si faccia poi successivamente una scelta utile, necessaria per il nostro territorio, che dia risposte ai problemi sociali del nostro municipio. Ciao.
ci sono altri interventi o vogliamo fare la discussione? Intervento, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, buonasera e grazie per la presenza dei cittadini che sono in aula. È bello vedere che ci sia una così ampia partecipazione su una struttura che evidentemente ha un significato importante all'interno del nostro municipio. Ci sarebbe tanto da dire, ma 10 minuti non sarebbero sufficienti per raccontare un po' la storia di 30 anni, perché così mi sottolineava una delle persone che si sono occupate in questi anni di gestire l'attività all'interno del centro, si è fatto 30 anni. Non ci sarebbe il tempo per spiegare tutto, quindi farò una sintesi. Partirei innanzitutto mettendo in chiaro alcune cose, proprio perché è giusto che la cittadinanza presente in aula, ma anche chi non ha potuto partecipare alla seduta di oggi, abbia la possibilità, vedendo il video in differita, di capire un po' qual è la situazione reale. Allora, intanto partiamo dai dati di fatto. Qualcuno ha già detto prima di me, il Partito Democratico non ha partecipato al voto di questo atto in commissione, non si è espresso, nemmeno si è astenuto, non ha partecipato al voto. Fratelli d'Italia si è astenuto comunicando che avrebbe fatto ulteriori approfondimenti. Il Movimento 5 Stelle ha votato favorevolmente. Rispetto gli uffici, non gli uffici, la politica, non la politica, vi ricordo che la maggioranza di questo municipio è del Movimento 5 Stelle, che è una forza politica che ha vinto le elezioni sul comune e anche su questo municipio. Quindi gli uffici hanno ovviamente un indirizzo politico, non un'ingerenza politica, è importante. Rispetto al fatto di rendere pubblica l'opera, vi do una notizia, l'opera è già pubblica, fa già parte del patrimonio del Comune di Roma. Quello di cui si sta discutendo oggi, e dove qualcuno dei consiglieri probabilmente ha fatto confusione, ci si riferisce, e nel dispositivo è scritto abbastanza chiaramente, all'acquisizione del manufatto realizzato in tecnica di bioedilizia. Quella è un'altra cosa. L'opera in se stessa, l'edificio è pubblico. Rispetto al discorso del percorso penale e amministrativo, cui si faceva riferimento prima, abbiamo spiegato bene in commissione, l'ha sottolineato anche l'assessore dei lavori pubblici che era presente, sono due percorsi completamente separati. Cioè, da una parte c'è il percorso amministrativo, che vede finalmente una forza politica dopo 30 anni prendersi anche la responsabilità di dire: ma che cosa facciamo di questa struttura? Che cosa facciamo non solo della struttura, non solo dell'edificio, ma di quello che è stato fatto all'interno di questa struttura per 30 anni da un gruppo di cittadini organizzati? Mi sembra un po' la storia di Ponzio Pilato. E qualche attivista, ci sono i filmati disponibili in rete anche di un telegiornale locale, in cui veniva intervistata la Presidente Rozzi, appena insediata, perché vorrei ricordare a tutti che noi ci siamo insediati a luglio 2016 e lo sgombero è avvenuto esattamente, correggetevi se sbaglio, il 13 ottobre 2016, ok? Quindi non avevamo ancora preso pieno possesso di tutte le nostre facoltà politiche all'interno del municipio. Ciononostante, e questo è dichiarato, messo a verbale e anche registrato, nella dichiarazione della Presidente, noi avevamo già aperto un tavolo su una delibera, la famosa delibera 140, e noi non in pochi là che l'ha realizzata quella delibera, è stata fatta sotto il periodo di Marino, ok? Ve lo ricordate, il sindaco Ignazio Marino, proprio lui. Lo sgombero non è che l'ha deciso il municipio, perché molti non conoscono le varie facoltà e diciamo sicuramente gli iscritti e le persone che stanno all'interno della struttura fanno bene tutta la storia, però magari tutti
essere un attivista di corso circuito, la stessa registrazione che non avrò alcun problema a rendere visibile e pubblica comunque, però il video conferma che c'è stata subito un'interlocuzione con noi, con la nostra amministrazione, e dice testualmente: le amministrazioni precedenti non ci hanno mai voluto dare una mano e non ci hanno nemmeno ascoltato. Quindi non fateci la morale, voi che avete tagliato tutti i ponti con queste persone, ok? Rispetto a quello che è la scelta che ci troviamo a fare oggi, che nessuno si è preso la responsabilità di risolvere, noi questa responsabilità ce la prendiamo. Abbiamo deciso di presentare un ordine del giorno e degli emendamenti, perché prima di presentare la nostra idea definitiva volevamo un confronto con la cittadinanza, volevamo un confronto con le altre parti politiche, volevamo che la cosa fosse il più condivisa possibile. E mentre noi ci dedicavamo a questa condivisione, qualcuno pensava bene di astenersi, di non partecipare al voto, di non portare alcun contributo, e oggi ci fanno la morale. Dopo 30 anni a noi ci fanno la morale. E siamo stati gli unici che hanno preso per la prima volta in considerazione in mano una situazione del genere, come le altre che sono state citate, visto che qualcuno si riempiva la bocca con via Golia. Chi ha creato quella situazione di via Golia? Ne vogliamo parlare? Allora, al netto di questo, e rispetto a che cosa si farà, che cosa non si farà, ovviamente per una questione di processo della consequenzialità della seduta, ci sarà una parte successiva, come spiegava la Presidente del Consiglio all'inizio, nella quale verranno affrontati poi gli emendamenti alla proposta e gli ordini del giorno, e lì noi spiegheremo bene che cosa vogliamo. Però possiamo tranquillamente accennare che noi riconosciamo il lavoro che è stato fatto dalle associazioni, riconosciamo l'integrazione tra cittadini e territorio. E questo non l'ha mai fatto nessuno in 30 anni. Quindi, che cosa vogliamo fare? Come dicevo prima, sarà molto chiaro poi anche nella parte degli ordini del giorno. Quello che noi vogliamo fare è restituire una struttura al territorio, garantire la possibilità ai cittadini di usufruire di un servizio che è riconosciuto da 30 anni, che esiste, che si è radicato all'interno del territorio. Come lo vogliamo fare? Come si fa? Seguendo la legge, attraverso un bando pubblico, destinando la struttura a fini sociali. Questo è quello che noi chiediamo oggi. Chiediamo semplicemente che tutti abbiano l'opportunità di partecipare a un bando pubblico e continuare ad offrire al territorio quei servizi che in tanti cittadini riconoscono da 30 anni all'interno di questa struttura. Avremo modo poi di spiegare meglio nel dettaglio, come dicevo prima, all'interno della discussione degli ordini del giorno, dell'ordine del giorno e degli emendamenti. Quindi, come citato nel dispositivo dell'atto, noi chiediamo a tutti di esprimere parere favorevole per l'acquisizione del manufatto, il nuovo manufatto di cui si parlava prima in tecniche di via edilizia, perché, come abbiamo spiegato in commissione dalle nostre corde, è una cosa che rispetta l'ambiente. E quindi diciamo è una delle, come dire, dei nostri cavalli di battaglia. E quindi chiediamo che questa struttura venga completata e che alla fine il tutto venga utilizzato esclusivamente per fini sociali. Grazie Presidente. Grazie Presidente, sarò breve.
avete chiesto l'agibilità dei beni prima di poterli acquisire. Temevo la demolizione, naturalmente, perché in un atto come questo, quando nelle premesse vengono stilate dagli uffici, si arriva a questo, si arriva alla demolizione, cosa che noi non ci siamo mai augurato, vero Presidente? Vero Presidente? Che comunque, però, per via del Passo Lombardo, un manufatto di 350 metri, abbiamo detto di no perché lì non serviva nulla, e io disperatamente invece ho insistito molto affinché venisse acquisito, perché altrimenti quella fa una fine che diventa terra di nessuno. Lì si cercava qualche agibilità. Io volevo, visto che non ci sto più in commissione, fare, porre qualche domanda rispetto a questi beni. Provengo, non ho mai visionato il centro, ma ne conosco il significato e l'importanza. Nella delibera noi ci dobbiamo pronunciare in merito all'acquisizione di un manufatto che consiste nel bene numero 1 di metri quadri 3,85, nel bene numero 6 che è un campo polivalente e nel campo e nell'area numero 7. Di questo si sta parlando. Vorrei che venissero acquisiti però al patrimonio pubblico del Comune di Roma e quindi poi in un successivo bando ampliato anche i subalterni della particella fabbricato numero 5 di 475 metri quadri, e questo è il bene che si dice si vuole fare il legno lamellare con, e poi gli altri due piccoli manufatti di 145 e 110 metri quadri. Non conosco la vicenda, né tantomeno gli uffici ho potuto partecipare a una commissione, non ne faccio parte, sono di sinistra, per cui un piccolo partito non riesce a stare in tutte le commissioni, si sono ristrette pure le commissioni, per cui io faccio parte di un'altra commissione, caro Presidente, ma ne vorrei certezza di questo. Se questo atto si riferisce solo al civico 55 e 57, voglio dire, vorrei sapere gli altri che fine faranno. Magari nella riunione che faremo tra un po' ce lo potrà dire, perché di tutti gli emendamenti che leggo sostanzialmente è una questione di forma corretta, ma di sostanza c'è solo l'ordine del giorno e l'atto iniziale, la delibera. Ci pronunciamo su questa delibera. Io vorrei che facessimo attenzione a tutti quei discorsi che si sono fatti all'inizio della consigliatura su altre aree, su altri beni, venissero trattati allo stesso modo, perché ne abbiamo contezza che per i cittadini non servono solo quelli della stazione Tuscolana più che altre aree a margine di Roma, servono tutti i beni, anche quelli confiscati, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, per darli a favore dei cittadini. Ci sono tante iniziative che possono essere lodevoli per la salute, quindi sono d'accordissimo. Penso che questi chiarimenti vi potranno essere dati, soprattutto questa della planimetria. Io nella riunione dei capigruppi mi sono permesso, e questo lo voglio dire in aula, a beneficio del fatto che i consiglieri, quando vogliono guardare le carte, ne hanno pieno diritto. Io mi sono permesso nella riunione di capogruppo di fare una fotografia a quest'atto e anche alla planimetria che mi ritrovo oggi qua. Mi hanno fatto cancellare dal telefonino fotografie e quello che avevo fotografato. Ma dove siamo? Io rimango sbalordito, perché io potevo naturalmente approfondire con una misura cadastrale e facilitare la questione relativa a un bene che è più grande rispetto a quello che si vuole. E questo mi dà molta noia, caro Presidente della Commissione Lavori Pubblici, perché gli atti non sono riservati quando vengono presentati nella conferenza di capigruppo. Grazie per tutto. Però vorrei specificare che non erano stati presentati, erano in possesso della segretaria e le foto stati presi non erano mai.
non erano lì per essere presentati. Qualsiasi consigliere può fare accesso agli atti pubblici e prelevarli. Lì sono stati tolti perché facevano parte del pacchetto privato di una segretaria che li stava facendo. No, lei ricorda male. Lei ha preso fogli che non erano i suoi. Ok, andiamo avanti. No, non sono pubblici nel momento in cui lei li chiede, ma non può prendere i fogli a una persona che sta lì per altro motivo. Lei non può. Andiamo avanti. Ci sono altri interventi? No, allora io interromperei se non ci sono interventi. Ci sono altri interventi? Procederei all'interruzione per la visione degli emendamenti e l'ordine del giorno. Vi potete... Facciamo un'interruzione di 10 minuti, un quarto d'ora? Allora, a questo punto riprendiamo. Allora, io eviterei questi commenti, veramente. Eviterei questi commenti e andrei avanti. Dunque, siamo arrivati alla presentazione degli emendamenti. Quindi chiedo alla segreteria l'ordine degli emendamenti in modo che così... Allora, vi ricordo che gli emendamenti da regolamento vengono presentati per 5 minuti da uno dei firmatari, poi si può fare un intervento di 5 minuti uno a gruppo e alla fine ci sarà una dichiarazione di voto prima della votazione di 3 minuti per ogni gruppo. Chi vuole presentare? È un sostitutivo del Movimento 5 Stelle? Uno è. Ah. Allora. Sì, consigliere Rinaldi, 5 minuti. Allora, leggo l'emendamento. Quindi questa è una proposta di emendamento relativo a questa delibera e si propone di sostituire l'attuale testo del deliberato con il seguente: di esprimere il prevalente interesse pubblico all'acquisizione del manufatto realizzato con tecniche di bioedilizia aventi dimensioni di circa metri quadri 280, indicato con il numero 5 della planimetria allegata, fatta salva l'acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge. Quindi questo è l'emendamento che specifica quello che non era stato, diciamo, detto in maniera esplicita nell'atto, cioè che noi manifestiamo il prevalente interesse pubblico all'acquisizione del manufatto. Tutte le parti successive che erano nel vecchio delibera vengono poi considerate successivamente negli atti che verranno presentati dopo. Sì, interventi, uno per gruppo. No, dichiarazioni. Ah, sì, ok. No, ovviamente anche avendo presentato poi un ulteriore emendamento sostitutivo, diciamo, per noi non è francamente comprensibile, perché è vero, come dice il Presidente, perché è stata un'osservazione che è stata fatta proprio durante la prima seduta di commissione, tra l'altro fatta in assenza degli uffici e in assenza anche dell'assessore competente, so che poi è venuto nella seduta successiva, però proprio in quella occasione ci siamo soffermati sul fatto che le premesse non coincidevano con il dispositivo finale, quindi occorreva comunque fare una chiarezza rispetto a quello che, qual era il punto di caduta di questa delibera, e quindi cercare di rimarcare ulteriormente nel dispositivo finale questa cosa. Solo che questa vostra proposta in realtà non è sufficiente, nel senso che addirittura taglia un pezzo rispetto a quello che c'è attualmente, perché se non ho capito male in realtà non c'è più la parte che dice esprimere parere favorevole fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di legge in relazione al completamento della suddetta struttura al fine di destinarla ad usi sociali. Questo è vero che può essere, diciamo, secondo la maggioranza poi, valutato dentro un ulteriore atto che collegate, però di fatto la delibera che oggi votiamo deve esplicitare quali sono tutte le funzioni che noi intendiamo fare, vorremmo, e soprattutto non possiamo tornare indietro rispetto al punto in cui invece
abbiamo concordato. Cioè è vero, bisogna esprimere, fare una manifestazione di interesse, perché altrimenti, veramente, perché non è chiaro, altrimenti si procede alla demolizione, visto che c'è una DD che è citata, e quindi delle due l'una, si decide per l'interesse pubblico rispetto su quella struttura. Però noi dobbiamo, è vero, sarà una partita diversa, ma lo dobbiamo anche dire che ci sarà la necessità di esprimere un ulteriore parere proprio per il completamento della struttura al fine di destinare l'utilizzo sociale. Come sapete, il nostro ha anche un ulteriore passaggio, quindi riteniamo questo, questo emendamento incomprensibile. Altri interventi? Consigliere Ciancio. No, caro Presidente, anche io vedo uno squilibrio tra quello presentato e meglio assolutamente questo della delibera, perché non ho mai visto esprimere il prevalere interesse pubblico dell'acquisizione. No, si esprime parere favorevole relativamente all'acquisizione. Cioè, abbiamo perso di vista acquisizione, che è quello che dobbiamo noi mettere. Magari si può scrivere dopo quello che voi volete mettere, e pertanto si esprime una manifestazione di interesse. Io non ho capito perché deve essere cambiato l'oggetto della delibera, proprio l'ultima, la parte del deliberato, va proprio bene. Cioè, di esprimere parere favorevole relativamente all'acquisizione del manufatto realizzato con tecniche di bioedilizia aventi dimensioni di 280 metri quadri, indicato con il numero 5 nella planimetria allegata. Esprime inoltre parere favorevole fatta l'acquisizione delle autorizzazioni di legge in relazione al completamento della suddetta struttura al fine di destinarla a usi sociali. Se volete completarlo con un pezzettino del vostro, e pertanto di esprimere una manifestazione di interesse. Se invece si mette al primo posto di esprimere il prevalente interesse pubblico, ma di che cosa stiamo parlando più in questo deliberato? Cioè, leggetelo con attenzione, perché io non ho capito. E poi nel frontespizio anche della del deliberato. Cioè, mettere questo emendamento, caro Presidente, mi sembra che si faccia un passo indietro. Io, come dire, lo dico, avete fatto una delibera, ho visto questa, mi sembra correttissima e giusta. Mo adesso che ho presentato un emendamento alla vostra delibera, so proprio sul deliberato, oh, diventa una cosa che io è vero, non ci sono stato in commissione, tutta colpa mia, perché io sono piccolino, però avrei voluto esserci per dare una mano, perché secondo me bisogna acquisirlo e acquisirlo per bene. Ma leggete bene i due deliberati, gli impegnano, delibera non è un impegno, non è una risoluzione, vi accorgete che manca qualcosa. Se non manca, spiegatemi dove va bene, io per carità. Grazie Presidente. Sì, altri interventi? Se non ci sono interventi, io passerei. Sì, Principato. Grazie Presidente, colleghi. Allora, è scritto in italiano, lo rileggo, magari è sfuggito qualcosa. Di esprimere il prevalente interesse pubblico all'acquisizione del manufatto realizzato con tecniche di bioedilizia aventi dimensioni di circa 280 metri, indicato con il numero 5 della planimetria allegata, fatta salva l'acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge. Credo che in italiano si capisca abbastanza bene, e quindi non capisco veramente la difficoltà, considerato tra l'altro che lo stesso testo identico è stato ripreso in un altro emendamento che discuteremo successivamente, quindi veramente non capisco. Rispetto invece, quindi vorrei che lei facesse lo stesso, magari farà lo stesso intervento anche sull'altro emendamento che è identico, presentato dal Partito Democratico, è identico. Rispetto all'intervento della collega del Partito Democratico, diceva che mancava una parte, diciamo, relativamente. Che succede? Cosa c'è che non va?
detto che non era un colloquio perché continuava il consigliere Ciancio. Non ho capito, sto chiedendo una... Io ho detto che non era un colloquio, ho chiesto di farla parlare, okay. Come ho fatto prima, al contrario. Scusi, grazie. Rispetto invece al primo intervento sul nostro emendamento, relativamente al fatto della carenza, secondo la consigliera, di una parte all'interno dell'emendamento, come lei stessa ha detto, in realtà poi noi presenteremo un ordine del giorno collegato alla proposta in cui espliciteremo in maniera anche lì molto chiara, sempre in italiano, quello che è il nostro indirizzo rispetto a questa risoluzione che, come tutti sanno, poi andrà al parere della Commissione Capitolina e dell'Assemblea Capitolina. Quindi anche lì avremo modo di spiegarlo poi nell'illustrazione dell'ordine del giorno, la parte ci sembra assolutamente completa. Grazie Presidente. Altri? Manca qualcuno? Consigliere Giuliano. Ma più che, Presidente, più che fare un intervento, ovviamente, siccome se dobbiamo essere utili, cara Presidente, all'oggetto, quindi alla questione, io capisco la buona volontà di poter migliorare comunque con ordini del giorno, emendamenti aggiuntivi, modificativi, ci mancherebbe altro, però la delibera è quella che è il percorso madre, no? Quindi se c'è scritto, io questo non capisco, se c'è scritto che la legge regionale prevede che l'opera abusiva acquisita è demolita, che cosa vuol dire abusiva acquisita? Non è acquisita, cioè salvo che con deliberazione consigliare non si dichiari l'esistenza di prevalente interesse pubblico. Questo senza la parola acquisita andrebbe bene, cioè nel senso che qual è il fine di questo municipio? È di dire che tramite la legge regionale, ok, che recita, dice, prevede che l'opera è abusiva e quindi o la demolisci o la acquisisci con prevalente. E basterebbe mettere questo riportare questo nell'emendamento, ma è già chiaro. Quindi io chiederei, se lei è d'accordo, cara Presidente, merita, un intervento del direttore su questo. Se può fare, non mi interessa, perché degli uffici, perché qui sono stati firmati dagli uffici. Grazie. L'opera è acquisita perché sta già sul territorio pubblico, è pubblica, acquisita nel senso che è acquisita, è già nostra, perché come no, è costruita, infatti prima qualcuno ha detto in precisione, quella è pubblica perché sta già su area pubblica, acquisita, come pubblica. È abusiva dal punto di vista della mancanza del titolo edilizio, non perché non ha la conformità urbanistica. Allora, io vedo che stiamo procedendo in maniera anomala, o se volete una interruzione per chiarirvi, perché gli interventi sono finiti, se no approfittate delle dichiarazioni di voto, perché non vi posso far parlare così in maniera... Quindi, dichiarazioni di voto? Così usate magari i vostri 3 minuti per chiarirvi di più. Presidente, non è una questione di chiarimenti fra noi, è una questione di posizionamento anche di quello che è scritto. Per non sbagliare, per non creare confusioni, dovremmo avere una chiarezza maggiore. Probabilmente se vogliamo fare allora una breve capigruppo con gli uffici, e probabilmente senza che facciamo una cosa, diciamo. Sono disponibili gli uffici. Perché comunque l'acquisizione deve essere spiegata, se no non abbiamo il problema. L'interesse pubblico c'è. Perché dobbiamo scrivere tutta sta pappardella? Fatemi capire, c'è stata una commissione con gli uffici già che hanno potuto spiegare questa cosa? Allora è veramente. Certo, assessore. Sì, ma acquisita, mica ha detto l'assessore acquisita, prova.
Ho capito, ma c'è stata una commissione che aveva domande, magari poteva fare. Presidente, mi scusi, cioè gli uffici sono muti in commissione. Se non sono d'accordo con l'emendamento lo bocciano, punto, andiamo avanti. Ok. No, no, anche per capire se è il caso di chiamare gli uffici o meno, se è già stato visto tutto con gli uffici, capisco il direttore. Dai, andiamo avanti. Dichiarazione di voto. Non vedo dichiarazioni di voto, sì, Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Prendo la dichiarazione di voto semplicemente per spiegare questa cosa, perché evidentemente nonostante le commissioni, nonostante le nostre spiegazioni, non è molto chiara. Allora, quello che ci viene richiesto oggi attraverso quest'atto è quello di esprimerci in merito a un interesse pubblico e una successiva acquisizione del manufatto. L'alternativa è la demolizione. La domanda è: noi siamo favorevoli all'acquisizione, voi la volete demolire? Sì o no? Se siete favorevoli volete acquisirlo, se siete contrari volete demolirlo. Grazie Presidente. Altre dichiarazioni di voto? Giuliano. Caro collega Principato, non è così, non funziona così la vita, la politica non è questa. Allora, al di là della volontà, qui c'è scritto delle cose, quindi noi dobbiamo essere responsabili in base a quello che scriviamo. Se vengono dei dubbi, al di là delle commissioni effettuate dove c'erano i tecnici e l'assessore, qui c'è scritto l'opera abusiva acquisita, ci viene il dubbio. Non è che qui io faccio l'architetto o faccio l'ingegnere o faccio il medico, io sono una persona normale che rappresenta i cittadini, per cui in un emendamento che viene successivamente messo te vi è il dubbio. Se non ci fosse stato questo emendamento, allora questo poteva essere comunque una cosa, ma l'emendamento porta il dubbio già in delibera, ecco perché noi dobbiamo acquisire, cioè noi dobbiamo dare l'interesse pubblico fermo restando tutte le cose di legge, quindi l'autorizzazione di legge. Però l'opera qui dice è abusiva acquisita, se voi togliete acquisita, qua nella delibera. Nel frontespizio, premesso che sopra. Nella premessa. Quando dice la premessa? La premessa è la delibera. No ragazzi, io sospendo il consiglio. Quindi sospendo, chiaritevi, perché questo non è un consiglio, veramente. Avete avuto il tempo nelle commissioni, no, questo Presidente, non è un consiglio. Le commissioni ci stanno più, se fanno così in tre ho persone capito. Le commissioni. Quindi chi vuole ce l'ha in commissione. Una commissione aperta. Purtroppo non, è così. Io la devo sospendere come consiglio, però. No, non è questo l'andamento, giustamente. Certo. Quindi io dico, di fronte a questo, ok? L'interesse pubblico è chiaro, è come viene messa la cosa, quindi come Fratelli d'Italia su questo emendamento ci asteniamo. Ok, va bene. Ci sono altre espressioni di dichiarazioni di voto? Ragazzi, scusate, io interrompo, perché se ci sono cose non chiare interrompo. Volete che interrompo? Mi fate capire? No. Allora andiamo avanti, dichiarazioni di voto. Tutti? Bene, allora votazione. Favorevoli all'emendamento. Contrari? Astenuti? Vediamo. Allora, 12 favorevoli, 8 astenuti, nessun contrario, l'emendamento viene approvato. Passiamo ai successivi. Ce ne sono diversi e adesso li leggo per ordine. Allora, abbiamo un emendamento sostitutivo che sarà il primo ad essere presentato, poi abbiamo un modificativo e due aggiuntivi. Allora, io lascio la parola ai relatori, sono a firma del Partito Democratico e non lo so se vuole fare un'unica presentazione, in ogni caso verrà la votazione fatta in maniera separata. No, ne faremo una votazione, presentazione sì. E votazione separata. Va bene. Allora, sto facendo il numero 4. È esattamente la discussione che abbiamo appena fatto. No, allora, vanno fatti per ordine, il primo è il sostituto. Ah sì, è il 4, sì, mi scusi. Sono io che leggiamo male.
Allora, appunto, nella confusione che c'è stata prima, in cui direi che è anche abbastanza facile semplificare il tutto, anche quello che non si può semplificare, o state di qua o state di là, noi stiamo approvando una delibera che è l'atto più importante che può fare un consiglio municipale, quindi siccome si devono scrivere le cose fatte bene, è giusto che in una delibera tutte le cose siano scritte bene, altrimenti poi si incorre in confusione non solo dentro ma anche fuori. Però non si è voluto fare ulteriore chiarimento e vabbè. In realtà l'incomprensione a cui facevo riferimento prima rispetto all'emendamento che è stato presentato è perché viene fermata la discussione che avevamo fatto in aula, ma soprattutto quello che era stato richiesto, che era completo, cioè di esprimere, e qui leggo, di esprimere il prevalente interesse pubblico all'acquisizione del manufatto, perché appunto siamo favorevoli al fatto che quella struttura rimanga, al di là della strumentalizzazione politica del caso, realizzato con tecniche di bioedilizia fatta salva l'acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge, di esprimere inoltre un parere favorevole in relazione al completamento della suddetta struttura e destinarla al fine di destinarla ad usi sociali. Questo emendamento, la prima parte, fa riferimento esattamente a quello che ho detto nel mio intervento, cioè c'è una quella struttura e quel complesso di via Serafini appartengono al quartiere, e non è che qualcuno non parla con il territorio, quella roba già sta nel territorio, già vive da sola, quindi non è che qualcuno non ci ha parlato, non ci deve parlare, per tanto tempo si è andata avanti da sola, anche ai limiti della legge, sì, va bene, è così, perché tanto le cose in questa città o si facevano in un determinato modo oppure si aspettavano autorizzazioni e non si facevano mai, ogni riferimento a via Pugliese è puramente casuale, ok? Detto ciò, oggi che siamo in un passo così decisivo, non possiamo fermare la discussione e addirittura fare un passo indietro rispetto a quello che abbiamo presentato. E quindi lo dobbiamo dire che noi sì siamo per manifestare un interesse pubblico affinché quella struttura non venga demolita, ma siamo anche per esprimere il parere favorevole, non ho capito perché avete cambiato idea francamente, in relazione al completamento della suddetta struttura, e andiamo anche oltre a stanziare i fondi necessari per il completamento dello stabile di via Filippo Serafini, nonché per l'allaccio ai servizi e alle necessarie misure di sicurezza strutturale, perché poi è ovvio che questa struttura o ha gambe, e non mi potete dire questa cosa è oggi ma non è domani, è implicita, perché no, noi dobbiamo essere chiari nelle intenzioni, perché come qualcuno mi dice è un atto di indirizzo, allora se lo devi dare atto di indirizzo o lo dai bene o non lo dai per niente, che lo diamo a pezzetti francamente non capisco, se siamo fino a qui dobbiamo anche pensare a quali gambe gli diamo a questo progetto, e quindi una volta che decidiamo che quella roba funziona, che l'amministrazione c'ha un interesse, c'è anche un ulteriore richiesta di poter dire benissimo, visto che funziona, cioè, destiniamoci anche le risorse economiche necessarie per potergli dare anche una sua robustezza, anche dal punto di vista della struttura e di tutti quegli adempimenti di legge che sono necessari, tutti quei passaggi di legge che sono necessari, tecnici, non tecnici, perché poi ci saranno le valutazioni tecniche per poter fare da dover fare, perché si può acquisire, non si può acquisire, si può ottenere, non si può ottenere, va bene così, non va bene così. Se serve questo, oggi dobbiamo essere sinceri fino in fondo e dire vogliamo fare questa cosa, la vogliamo fare anche con un ulteriore impegno, che è quello di carattere economico. Grazie. Un intervento a gruppo, ci sono interventi? Consigliere Giuliano. Presidente, io ragionando anche con il collega, insomma, e proprio perché questa è una delibera, è il maggiore atto che può produrre il nostro municipio, io ovviamente non faccio il tuttologo, per cui, e neanche lo voglio fare, però secondo me, io avevo già in commissione espresso delle perplessità in seno poi a questi emendamenti aggiuntivi, sostitutivi, modificativi, ordini del giorno, perché secondo me andiamo a
inquinare un po' il fine. Perché? Nel momento in cui a me mi si dice: consigliere Giuliano, lei non deve andare, perché io ho fatto delle precisazioni in commissione, no? Te vengono dei dubbi, fai delle domande, delle richieste, dove si va a finire, no? E mi è stato detto più di qualche volta: consigliere Giuliano, ma lei adesso deve solo porsi la questione se sì o no, se lo prendiamo o non lo prendiamo. Poi entriamo nel merito di stanziare i fondi, chi è che li deve stanziare, allascio dei servizi, cioè se entriamo in un contesto che non, tra virgolette, non ci appartiene, perché se questo municipio ha intenzione di, per la prima volta, di dare un'indicazione politica, bene, come diceva qualcuno, c'è chi ha la maggioranza e decide in maggioranza. L'opposizione che vuole dare il suo contributo lo può dare, può astenersi, può votare contro, non è quello il problema. Però l'indicazione deve essere quella. Se poi ci mettiamo a politicizzare il tutto, diventa un problema. Cioè, se non dobbiamo tenere conto dei colori, cioè in quella struttura ci sono le associazioni che avete già detto, no? Cortocircuito e Rosso 2000, ma ci sono anche, come mi sembra, il comitato di quartiere nella sua presenza massiccia in quel quadrante, quindi c'è un interesse complessivo, c'è un equilibrio, quindi noi non dobbiamo rispondere a uno all'altro, dobbiamo rispondere a prescindere, ok? Senza colori. Non è facile tenere questa delibera fuori da colori politici. Se cominciamo a mettere delle cose dentro, no? Allora diventa un po' complicato, perché se mettiamo a riferimento Via Polia, il presidente Medici, lo sapete tutti, ha fatto un'ordinanza che era nulla, cioè non è che lo dico io, l'ha detto l'amministrazione comunale nel tempo, però poi lì dentro comunque non si riesce a fare quello che si deve fare, perché non c'è la possibilità di annetterlo al patrimonio, per tanti motivi. Ma dentro ci sono delle realtà che non ci dovrebbero stare, cioè un bene di tutti a vantaggio di pochi non si può fare. Allora, questo è il ragionamento, cerchiamo di tenere la barra dritta. Se volete anche il voto di Fratelli d'Italia su un concetto, quindi sul fatto di tenere un bene pubblico, cioè di interesse pubblico, non cominciate a mettere dentro tante sfumature. Perché il percorso, come avete detto voi in commissione, da qui a quello che sarà è lungo, non lo decidiamo noi, ci sarà una causa, ci sarà l'amministrazione comunale che deciderà come muoversi in base alla nostra indicazione, però non mettiamo tanta carne al fuoco, perché poi diventa che io sono abituato che non voglio dire quello che non posso mantenere. Poi se voi volete votare quello che vi pare, votatelo, ma io quello che non posso mantenere non lo dico. Per cui, se vogliamo prendere questo ragionamento, bene, e quindi anche per questo emendamento Fratelli d'Italia si asterrà, perché non ne vede una maggiore utilità, non è dirimente nei confronti di dire sì o no, ok? Altri interventi? No? Principato. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, allora, su questo emendamento sostitutivo noi ci esprimeremo con un voto di astensione. Ci esprimeremo con un voto di astensione perché la prima parte riprende esattamente quello che noi abbiamo presentato nell'emendamento precedente, quindi non capisco la necessità di un'ulteriore ripetizione della stessa cosa. Poi, rispetto alla confusione politica che si è probabilmente in generale creata ad hoc su questa roba e sul fatto che ci sia stato sollecitato di rispondere a prescindere, rispondiamo a prescindere. Uno, noi come Movimento 5 Stelle siamo favorevoli all'acquisizione e al completamento del manufatto. E c'è, secondo noi, un interesse preminente pubblico. È chiaro?
Ok. Rispetto a, a quello che succederà dopo e all'impegno che in questo momento in maniera come dire, fuori luogo ci viene richiesto, rispetto all'impegno relativo a, a stanziare dei fondi necessari per il completamento dello stabile, anche lì si pecca di scarsa attenzione. Perché le cose si fanno per ordine, se no succede quello che è successo su questo, su Via Poli e su tante altre cose. Prima dichiariamo l'interesse pubblico e vi siete tutti astenuti, quindi per voi attualmente non c'è interesse pubblico, primo. Secondo, poiché come tutti sapete, ma fate finta e omettete, il Dipartimento è il Comune di Roma che decide, perché noi non abbiamo potere decisionale su questa cosa, diciamolo chiaramente ai cittadini, non prendiamoci in giro, noi esprimiamo un parere come su tutte le delibere, non vincolante se di competenza del Comune di Roma, ok? Quindi noi creiamo una situazione in cui diciamo al Comune, ci sono 30 anni di storia, non buttiamola via, partiamo dall'acquisizione anche di questo manufatto, non demoliamolo, perché secondo noi la struttura più il manufatto possono essere utili al territorio. Quindi dopo 30 anni facciamo chiarezza una volta sola. Poi è il Dipartimento che decide che cosa fare. Noi possiamo partecipare alle commissioni capitoline, possiamo andare in assemblea e ci andremo in aula Giulio Cesare, non è un problema. Sosterremo la nostra ipotesi per il nostro territorio, per il territorio del settimo municipio, anche in assemblea capitolina e in commissione capitolina. Non è la prima volta che lo facciamo. Però chiederci in questo momento di stanziare i fondi necessari per il completamento, quando c'è un ordine del giorno, scusate, quando c'è un nostro emendamento dove dice esprimere il prevalente interesse pubblico all'acquisizione del manufatto, fatta salva le acquisizioni di tutte le autorizzazioni di legge, cioè noi stiamo chiedendo dopo 30 anni, fate le cose per bene una volta, una, richiedete le autorizzazioni, fate tutte le verifiche, intervenite come Dipartimento, perché è una struttura non del municipio, è una struttura comunale, è del Comune la responsabilità. E noi stiamo dicendo per la prima volta fate le cose fatte bene, se volete il nostro parere, che non è vincolante, noi vi diciamo per noi non si butta giù, per noi deve rimanere, deve essere sviluppato, e lo stiamo chiedendo, lo diremo dopo nell'ordine del giorno, in maniera specifica, abbiamo già un'idea di quello che noi ci vogliamo fare all'interno di quella struttura e verrà esplicitata all'interno dell'ordine del giorno. Raga, non funziona così. Così non si interrompe il consiglio. Quando si fanno le cose così succede questo poi. Il tempo è scaduto. Perfetto, Presidente. Quindi quello che io volevo dire è quello che un po' ho detto all'inizio, è che il Movimento 5 Stelle si asterrà su questa proposta. Sì. Grazie. Altri? Sì, consigliera Biondo. Grazie Presidente, no, volevo solo chiarire una cosa, io penso che siano chiare le differenze tra questo emendamento e l'emendamento che abbiamo discusso precedentemente, ovvero la prima parte è effettivamente la stessa come dicevate prima, semplicemente perché l'avevamo condivisa in commissione tutti insieme, quel giorno, visto insomma chi c'era può confermarlo, ci avete detto che se avessimo fatto quell'osservazione in commissione la delibera doveva tornare indietro agli uffici e quindi avremmo rallentato, ecco c'era la vicepresidente del consiglio, la consigliera De Chiara, che ci ha spiegato che quella procedura avrebbe rallentato la discussione in consiglio di questa delibera e quindi insieme abbiamo deciso piuttosto di presentare degli emendamenti in questa sede. E noi lo abbiamo fatto non tradendo anche quello che era stato l'accordo che c'era stato in commissione, esattamente di scrivere non solo che esprimevamo il prevalente interesse pubblico all'acquisizione di quel bene, ma anche che dichiaravamo di esprimere parere favorevole
favorevole al completamento di quel manufatto, perché se noi oggi questa cosa non la diciamo rischiamo che lo acquisiamo al patrimonio ma poi nulla diciamo rispetto al fatto che potrebbe rimanere abbandonato e nel degrado. A questo, con il gruppo del Partito Democratico, abbiamo ritenuto anche di dover aggiungere un'altra cosa, perché poi le cose l'amministrazione non le fa semplicemente rispetto alle intenzioni, ma purtroppo ci vogliono i soldi e invece ancora non stiamo parlando di questo. Quindi noi abbiamo inserito in questo emendamento anche di prevedere le risorse necessarie per il completamento di quel manufatto. Visto che la maggioranza ci spiega sempre come funzionano i lavori di questo Consiglio, io vorrei ricordargli che un voto di astensione della maggioranza equivale esattamente alla bocciatura di questo emendamento e quindi ad un voto contrario. Grazie. Altri? Allora, io vi ricordo che avete preannunciato il voto anche se erano gli interventi, quindi adesso ci sono dichiarazioni di voto o bastano gli interventi che avete fatto? Dichiarazioni di voto? Ok. Questione molto semplice e breve, cara Presidente. Allora, il manufatto non è in capo o non è ancora in capo al municipio. Questa delibera è un atto municipale. Come fa il municipio su un atto proprio dire mettiamoci soldi su un bene che non è del municipio? Punto. Quindi dichiarazione di voto, Ah, ci asteniamo, l'ha detto. Ci asteniamo, no? Sì. Ci sono altre dichiarazioni? No. Allora, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Cinque favorevoli e 15 astenuti, quindi l'atto, l'emendamento non viene approvato. Siamo al successivo. C'è il modificativo. Questo era il primo, no? S. Poi c'è. Giusto? Sì, c'è un modificativo e due sì. aggiuntivi. Dai. Sì, sì. Sì, sì, è allora, Presidente, il numero 2, ok. Siccome dicevo sempre all'inizio che è utile dare tutte le indicazioni e tutte inserire in una delibera tutti i passaggi che ci sono stati e che riguardano questa struttura, l'emendamento propone questo, di inserire nella parte... vi dico anche precisamente quale, nella parte del considerato, quando dice nel mese di luglio 2016 veniva avviata senza le necessarie autorizzazioni la ricostruzione del padiglione distrutto dall'incendio, si propone di inserire nel mese di luglio 2016 veniva avviata senza le necessarie autorizzazioni la ricostruzione distrutta, aggiungere con materiali ecosostenibili e biocompatibili, progettato in permacultura e costruito con la tecnica GREB, con l'utilizzo di materiali naturali quali balle di paglia, legno e terra cruda, con annesso sistema di fitodepurazione dell'acqua. Ci sembra giusto anche restituire a una struttura che ha anche una sua particolarità le giuste caratteristiche e diciamo, anche se la vogliamo mettere così, ulteriormente specificare perché c'è un interesse effettivo, visto che parliamo di una struttura che non c'è da nessun'altra parte, che ha mostrato anche un certo interesse, questo ce lo ricordavano direttamente chi lo ha fatto, che ci sono state delle presentazioni e hanno destato anche un certo interesse, quindi è anche in un'ottica, diciamo, molto innovativa, un elemento da tenere in considerazione e quindi ci sembrava giusto esplicitarlo nel corpo della delibera. Interventi. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Prendo l'occasione di questo emendamento per far capire ai colleghi tutti che al di là del tecnicismo che è utile ricordare, perché questo emendamento non toglie nulla
o non aggiunge nulla secondo me alla discussione, nel senso che è un dato di fatto. Però a me quello che mi preme dire, perché visto che ce ne stanno altri due e poi c'è un ordine del giorno al quale si va ovviamente in una direzione che a me non piace, perché si entra troppo nello specifico politico, quando si dice che c'è, capito, un interesse, cioè noi dobbiamo dire su quel quadrante ci interessa che ci sia uno spazio pubblico? Sì. Che due terzi sono già pubblici? Sì. Che questa struttura la vogliamo integrare perché comunque possa far sì che tutto il quadrante, tutta quell'area venga messa a disposizione? Sì. Non è carino dire che si fa perché è in bioedilizia o perché comunque c'è un'esperienza di 30 anni. Perché se non ci fosse un'esperienza di 30 anni, che famo? In quell'area ci avevamo costruito i palazzi? Non ci interesserebbe più l'interesse pubblico? Cioè, voglio dire, no? Cioè, noi dobbiamo comunque politicamente dire, al di là di quello che è stato, in quell'area ci interessa che rimanga pubblica. Questo dobbiamo dire, non entriamo nel merito, perché stiamo cercando di mettere delle zeppe a colori, forse per essere più bravi nei confronti di chi ci segue. Forse perché poi siamo, visto che abbiamo fatto, abbiamo detto, io non ce l'ho con nessuno, ci mancherebbe altro. Voglio essere libero e tranquillo di votare una cosa positiva. La voglio votare positiva insieme al mio collega e a chi lo farà. Però cominciamo a entrare, bastava la delibera. La delibera bastava per dire facciamo questo passaggio. Poi quello che sarà sarà. Ci sono delle realtà, associazioni, comitati di quartiere. Dopo si vedrà, tanto non lo possiamo dire noi, però mi sembra andare a cercare quelle sfumature, quei percorsi che possono dire dopo 30 anni noi sistemiamo quello che è. Ma dopo 30 anni sistemiamo, se dobbiamo sistemarlo è l'interesse pubblico che ti fa venire di sistemarlo, non perché c'è qualcuno prima che l'ha fatto. No, ha detto te. Prima, dopo 30 anni, no? No, dovevamo discuterne uguale. Scusate. Perché no. Vabbè, mi è venuto, scusate, non devo rispondere. No, scusate, nel senso che qui non siamo. Però non è un problema, nel senso che noi dovevamo essere comunque forti di dire sì comunque lì. Non perché c'è una realtà che ce l'ha fatto presente, ben venga, ma dobbiamo essere sceveri da un collegamento. Perché se no non si può comunque, quello è un bene del Comune di Roma, quindi già c'era. Ok? Questo per non togliere nulla a chi c'è stato, chi ha fatto e chi ha detto. Però dal punto di vista istituzionale, politico e istituzionale, non bisogna essere corretti, bisogna dire quel quadrante a noi ci interessava comunque. Perché lì c'è niente, non c'è uno spazio, è densamente abitato, non ci sono spazi verdi e quindi quello spazio ci interessa che rimanga pubblico, questo dobbiamo dire. Quindi io dico, levate tutti questi emendamenti e ordini del giorno, se vi interessa, se no vi votate quello che potete votare, perché a un certo punto un percorso di questo tipo che diventa totalmente politicizzato a noi non ci interessa, perché se dobbiamo fare politica la dimo tutta. Quindi o si vota una cosa nel senso utile, o se dobbiamo fare politica in quest'aula, io non è che asciughi gli scogli il giorno, ok? La facciamo. Quindi levate sta roba e votiamo l'atto, la delibera com'era. Allora avete anche il vantaggio del voto dei Fratelli d'Italia. Sì, altri interventi? Sì? Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, scusate, ma qua si sono mischiate troppe cose insieme. Allora, anche per chiarezza nei confronti di chi ci segue qui e chi vedrà poi la registrazione, perché no, magari non ha avuto la possibilità di seguire tutto. Allora, ci siamo espressi sull'atto inizialmente. In questo momento stiamo affrontando singolarmente gli emendamenti che sono stati proposti dalle varie forze politiche, e questo emendamento specifico chiede di modificare il testo della proposta che noi abbiamo portato all'interno del considerato, cioè non ci si rivolge al pubblico, all'interno del considerato, cioè nelle premesse, ok? Quindi vorrei che questo fosse chiaro. E qui viene chiesto semplicemente da parte del Partito Democratico di specificare
infrastruttura, si parla semplicemente di materiali, scusate, un certo strumento più compatibili, ecocompatibili. Invece qui nel dettaglio viene spiegato la natura dei materiali, la progettazione in permacultura, la tecnica attraverso la quale è stata costruita e l'utilizzo proprio del dettaglio minuzioso dei materiali. È indispensabile? Secondo noi no. Ma noi lo prendiamo in senso buono, nel senso noi consideriamo questa cosa, la volontà della proposta, di sottolineare, voglio dire, la la natura dei materiali, cioè non l'ecosostenibilità della struttura. E quindi non troviamo nulla in contrario su una proposta di questo tipo, perché per noi semplicemente non era indispensabile, ma forse il concetto di ecosostenibilità, quindi per noi non c'è nulla in contrario su questo, poi ci scriviamo la dichiarazione di voto, però diciamo non troviamo nulla in contrario. Grazie Presidente. Purtroppo
secondo incendio distrusse il padiglione assegnato che svolgeva le proprie attività al centro sociale. A seguito di quest'ultimo incendio le attività furono spostate in un tendone provvisorio. Dopo il secondo incendio, quindi è come se qui diciamo, si facesse riferimento solo ad un primo fenomeno, quello del 91, e non avesse diciamo, una sua storia dal 91 al 2012, in cui poi addirittura si cita in luglio del 2016 quando venne fatto appunto senza le necessarie autorizzazioni la ricostruzione del padiglione distrutto dall'incendio. In realtà nel 2012 ci fu questo secondo incendio, a seguito del quale le attività furono spostate in un tendone provvisorio. Dopo il secondo incendio furono avviate interlocuzioni con il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione del Comune di Roma, finalizzata la ricostruzione del padiglione distrutto e fu presentato un progetto anche ai nostri uffici tecnici del Dipartimento Settimo e del Municipio, perché le due cose viaggiano di pari passo. Il 7 marzo 2014 l'autorità giudiziaria ordinava il sequestro del tendone provvisorio e disponeva la chiusura coattiva dell'area. Ci è sembrato giusto rinarrare la storia perché non è banale quello che è successo, perché non sono d'accordo con chi fino a qui ha detto questa cosa esiste a prescindere. Sì, certo, dobbiamo esprimerci rispetto alla manifestazione di interesse, ma dobbiamo anche dire, però troppo semplice dire se no sono 30 anni di storia o 30 anni di storia, in questi 30 anni di storia non ci nascondiamo a dire che ci sono state delle mancanze, non ci sono state delle mancanze, ci sono state delle mancanze anche da parte dell'amministrazione di centro-sinistra, però nonostante questo riconosciamo che c'è stato anche diciamo, un modo spontaneo da parte del quartiere e da parte di alcune associazioni a prendersi in carico quei locali, anche a farne diciamo, un uso provvisorio ma alla fine necessario per evitare che quella situazione degenerasse e finisse nel degrado. Questa era diciamo, l'associazione che mi era permessa di fare quello che voglia, senza diciamo, andare e scendere nel politico, ma di fatto un po' è questa. Purtroppo quando ci sono delle inefficienze da parte delle amministrazioni succede che la cittadinanza si organizza, e non a caso avevo fatto l'esempio del giardino di Piazza Salvatore Gualgano, così diciamo è quello che è pubblico, no? Allora lì in modo esattamente spontaneo un gruppo di persone si è organizzato e ha detto qui però forse questo posto ha bisogno di una dignità pubblica aperta a tutti. Oggi quello è un giardino pubblico che ha le sue difficoltà, in cui il Comune di Roma a tutt'oggi non interviene, quindi non solo quando c'erano quelli brutti, qualche diciamo un'interlocuzione c'era stata anche portando avanti delle istanze, a tutt'oggi quel comune invece non interviene, quindi ci si fa carico delle spese e delle necessità per conto proprio, ma ci sono delle forme di auto-organizzazione, di auto-recupero, di promozione anche del servizio pubblico che devono essere riconosciute, e io lo dico anche senza ipocrisia, cioè è inutile che qui diciamo c'è l'interesse pubblico come se noi stessimo parlando di una cosa che esiste, non esiste, di persone che ci sono, non ci sono, sono sempre che ci sono persone che a un certo punto hanno deciso di ricostruire qualche cosa perché si sono impazziti, sono entrate lì dentro, non si capisce, no, c'è una storia e va narrata. Credo che in una delibera queste cose possano essere esplicitate senza problemi e quindi rimettiamo all'aula queste proposte. Grazie. Interventi? No? Allora, dichiarazioni di voto le farei separate, invece la votazione la farei separata. E sul primo emendamento aggiuntivo? Ci sono dichiarazioni di voto? No? Passiamo direttamente. Fatemi capire perché non vedo manine timide. Sì. Allora. Allora, la presentazione sì può essere unica, la votazione deve essere da verbale divisa. Aspetta, sì, però, assolutamente. No, un'informazione, Presidente, perché nell'atto che stiamo per votare, cioè sul foglio dove ci sono questi emendamenti, c'è scritto, cioè, mi sembra emendamento 1 o una cosa di questo tipo, con quattro capoversi che sono pertinenti tutti allo stesso emendamento. Quindi non so perché dobbiamo votare singolarmente i capoversi l'emendamento è singolo. No, sono due emendamenti aggiuntivi. Allora, avete un emendamento aggiuntivo che è il 3. E un emendamento aggiuntivo che è quello lungo che dice lei. Abbiamo discusso. No, li ha. Quindi siccome è tutto di seguito,
Io avevo capito nella sua richiesta che lei avrebbe presentato entrambi gli emendamenti. Non capisco, fatemelo capire perché giuro non capisco. Presidente, sì. Scusi, il primo allora ci sono rimasti a discutere, erano rimasti a discutere due emendamenti aggiuntivi. Sì. Il primo dei due emendamenti aggiuntivi, che è quello che ha appena illustrato la consigliera, è composto da più capoversi, ma è un unico emendamento aggiuntivo. Certo. Quindi il nostro capogruppo chiedeva, trattandosi di un unico emendamento, faremo un'unica votazione. Ma certo. Perfetto. Per quindi quello ci sarà, sì. Per allora. Quindi ci sarà una discussione successiva dell'ultimo emendamento aggiuntivo. Allora, ripeto, era stato chiesto prima dalla consigliera Pitrotti di discutere gli emendamenti tutti insieme. Per me gli emendamenti sono due. Ah, sono certo. Due. Sì, sì, sono l'uno. Sì, ok. Quindi allora, Presidente, come gruppo di maggioranza, se la consigliera Pitrotti è d'accordo, come se avesse anche spiegato quell'altro, per noi va bene come unica discussione, però votiamo poi singolarmente. Ma quello punto, è quello che ho due. Detto io, cioè, è proprio assolutamente chiaro. Certo, certo, sì. Io non ho problemi a discutere questo, sì, sì. Ma a questo punto il terzo, cioè il terzo che è il vostro sì, quarto, sì. Lo devo presentare, certo. Presentare, certo. Così chiudo. Chiude, infatti era quello che avevo capito che avrebbe okay. Fatto. L'ultima parte per completare tutta la... E devo dire che è anche parziale la ricostruzione, perché in tutto questo non abbiamo messo di un'importante corrispondenza che c'è stata tra la presidenza del municipio, l'allora assessore Mazzillo, l'interlocuzione che c'è stata e la presentazione dei progetti, perché ci sono dei progetti e tanto più che dico non possiamo fare finta delle cose che ci sono intorno e quindi le dobbiamo esplicitare. Però diciamo per qui mi ero fermata all'autorità giudiziaria di aversi posto il tendone provvisorio disponeva la chiusura coattiva dell'area e in data 7-12-2016 il tribunale del riesame di Roma ha annullato il provvedimento di sequestro dell'area. Questo diciamo è per restituire almeno solo in parte, perché non sarebbe neanche diciamo completa la ricostruzione, ma diciamo, in parte su questo ci aiuta anche poi a completare la delibera di tutto il percorso. Ma ci sono delle interlocuzioni che a mio avviso sono comunque importanti, che io non ero presente quel giorno, ma la consigliera Biondo che mi ha sostenuto in commissione diciamo anche discutendo con l'assessore, diciamo, si è ritrovata in una ricostruzione anche politica che c'è stata, che vive e che non possiamo di certo cancellare, e quindi almeno però dire come diciamo, la tariffa ci credo che restituiscono sempre a quella consiglia di territorio una giustizia, anche una ricostruzione aggiuntiva. Ritorniamo, eravamo arrivati, ci sono dichiarazioni di voto. Altre espressioni di... sì, Biondo. Grazie Presidente. La motivazione diciamo è molto fantasiosa e la apprezziamo, dopodiché non è chiaro, no, credo non solo a me, per quale motivo citare che c'è stato un incendio nel 91 è pertinente e poi citare che c'è stato un altro incendio nel 2012 invece non è più pertinente. Non so se è subentrata una norma nel frattempo che prevedeva che cosa era pertinente e che cosa no all'interno delle delibere municipali, ma a noi non ci risulta. Invece rivendichiamo il fatto di aver voluto perlomeno nelle intenzioni contribuire a restituire un po' più di verità a quello che è stato il percorso di questi anni, perché se no
da questa delibera sembra che nel mese di luglio qualcuno si è svegliato dopo un coma profondo e ha ricostruito un manufatto che era stato distrutto nell'incendio del 91, mentre sappiamo tutti che non è stato così perché c'è stato un altro incendio nel frattempo, e soprattutto non dà atto alle associazioni che hanno provato a fare quello che hanno fatto a seguito di un'interlocuzione con il municipio e che non si sono svegliati abusivamente come fanno i Casa Monica alla Romanina e costruiscono le ville abusive. Hanno provato ad avere un'interlocuzione con il municipio, hanno anche poi fatto un'ulteriore richiesta di sanatoria, non hanno ricevuto nessuna risposta. Oggi vogliamo dare atto di questo e scrivere dentro la delibera la verità? Sembra di no. Noi ovviamente votiamo favorevole. Altri? No, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E 15 astenuti e 4 favorevoli e l'emendamento non viene approvato. C'è l'ultimo, l'emendamento aggiuntivo, che è il numero 3. Chiedo solamente in che punto si dovrebbe porre nel... Sempre quello che c'era scritto prima era conseguenziale, ho capito. È considerato alla fine. È come se facesse parte della lunga lista di quelli precedenti. Sì. Dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto? Grazie Presidente, colleghi. Allora sì, noi ci asteniamo anche in questo caso, considerato la natura dell'atto, infine non c'è nessuna pertinenza per chi ci stiamo scrivendo sull'interesse pubblico del manufatto, di quello che ci interessa, cioè arrivare a raggiungere questo obiettivo importante per tutto il territorio. Grazie Presidente. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima, 4 favorevoli, 15 astenuti, quindi non viene approvato l'emendamento. Ok, abbiamo finito la lunga lista degli emendamenti, è rimasto l'ordine del giorno. Ricordo a tutti che l'ordine del giorno ha una presentazione di 3 minuti e può intervenire ogni gruppo con dichiarazione di voto, come al solito 3 minuti, qui non c'è la discussione. Chi presenta? Consigliere Rimanti.
dalla discussione di questa delibera e poi ci presentate un ordine del giorno che entra nel merito.
cosa si farà là dentro, ma di come queste cose andranno fatte là dentro, oltretutto dicendo che si deve sentire il territorio, ma il territorio si sente dopo che quest'atto l'avete votato oggi in consiglio, o si sente prima, o si poteva parlare di questo ordine del giorno in commissione dove c'erano le opposizioni e dove c'era il territorio, le associazioni che stanno dentro il centro sociale, i cittadini di quel quartiere, invece lì dentro non ci avete detto niente di questo ordine del giorno. Poi lo votate e poi sentite il territorio, peccato che se il territorio non è d'accordo ormai la votazione è stata fatta. E quindi noi pensiamo che gli impegni che vengono presi qua dentro relativamente alle attività da fare all'interno che voi citate e rispetto alla modalità con cui quel bene debba essere assegnato, non sia questa oggi il momento per discuterlo, perché ce l'avete oltretutto detto appena voi che potevamo dire che era necessario impegnarci oggi a completare quella struttura, quello no, completarla no, però farci dentro la ciclofficina didattica sì, ma cioè, ma com'è possibile? Prima le cose si completano, poi si può entrare, poi si fa un collaudo e poi si fa la ciclofficina, da che mondo è mondo, però questa cosa invece non è chiara così. Oltretutto, voi lo sapete perché c'è già arrivato, c'è in discussione in Comune di Roma il regolamento sul patrimonio pubblico, sul quale noi dovremmo esprimere parere e che determinerà più complessivamente come funzioneranno questo tipo di cose su tutto il patrimonio pubblico del Comune di Roma. Queste cose le discuteremo in quella sede, nelle sedi opportune. Votare oggi quest'ordine del giorno buttato lì semplicemente per dire che avete tolto l'uso sociale dalla delibera, dove invece era sacrosanto, ma l'avete bocciato, per reinserirlo qui e diciamo, mettiamoci un po' di spazio di aggregazione giovanile, un po' di sale lettura per bambini, poi quanto basta di scuola popolare, però non ti dimenticare la ciclofficina didattica, se no i settimo biciclettari e quelli là si offendono. Non funziona così. Non funziona così, quindi andare così nello specifico oggi ci sembra assolutamente inopportuno e vi chiediamo di ritirare questo ordine del giorno. Basta discussione, ci sono altri interventi? Consigliere Totti e poi... No, io devo purtroppo rifare l'intervento che ho fatto precedentemente, cioè quando ho detto che dovevamo, mi sembrava anche che i 5 Stelle avessero indicato con precisione questo discorso, e soltanto pensare al discorso dell'opposizione alla demolizione e dell'acquisizione. E voglio dire, anche voi parlate invece di cose in più, adesso voglio dire, spazio di aggregazione giovanile, sala lettura. Cioè io ho detto ci vuole un confronto col territorio per stabilire, queste cose, dobbiamo confrontarsi con le varie commissioni, vedere le esigenze del sociale, vedere le esigenze del culturale, dello sport e tutto il resto, ma assolutamente improprio mettere questa indicazione, quando voi avete detto che proprio è improprio il discorso di allargamento rispetto a quello che l'essenza vera della delibera, che parla appunto di due cose ben precise, e noi queste due cose le ribadiamo. Però ecco, questo purtroppo ripetuta, come ho visto, presentazione di questi emendamenti oggi al giorno bocciati e altro, ci porta e ci porterà a un discorso di non voto favorevole, perché voglio dire, la delibera viene in un certo senso alterata con questi ordini al giorno che vengono presentati. Altri? C'è da aggiungere? No, sì, giusto per... Anche io ritengo che questo ordine del giorno sia andato un po' troppo oltre. Forse era il caso di mantenere l'asciutta, unita la delibera, perché è un atto così essenziale. Io sono stato sempre d'accordo ad acquisire i beni che venivano posti in commissione, per cui ritenevo che la delibera fosse corretta e congruente. Giusto aggiungere quei due passaggi che sono successi, cioè l'incendio del 2012 e vari passaggi al comune, quello sarebbe stato interessante. Poi se vogliamo approvare l'ordine del giorno, chiederei di aggiungere anche l'importo, l'impegno a trovare dei finanziamenti per fare il tutto, altrimenti è un ordine del giorno di nuovo monco, giusto
delle conseguenze parziali di un moto proprio, ma non un moto comune che impegna un po' tutti i cittadini. Grazie. Ci sono, non ricordo se tutti quanti hanno espresso la dichiarazione, non ce ne sono più. Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, ci siamo tutti. Perfetto. Ci possiamo. 10 favorevoli e 7 astenuti, e quindi l'ordine del giorno viene approvato. Passiamo adesso. Il pubblico alla fine del consiglio, è molto semplice. Ci sono ancora, c'è quest'atto ancora da approvare e altri due atti, una risoluzione. Certo che sì, guardi, il regolamento nel consiglio municipale è questo. Esisto, ma è così che funziona. Lei poteva venire in commissione, lì avete la voce, nel consiglio è altro, ci sono votazioni. Ma non è un problema mio, io qui devo fare il mio lavoro e lei fa il suo. Ma perché lei rappresenta tutti i cittadini del mondo? Va bene, avrà la sua parte politica che la starà sostenendo. No, guardi, lei non ha capito, non è questa la sede per parlare di questa cosa qui. Si parla in commissione, allora io sospendo il consiglio perché non sono previste interruzioni. Ma ragazzi, non è che sono io, chiunque sia il presidente, questo è il regolamento, non lo posso cambiare io lo devo far rispettare, mi dispiace. Il mio ruolo è super parte, se faccio così con tutti quelli che vogliono parlare da una parte e dall'altra, il regolamento lo devo far rispettare, se non vi piace il regolamento vi rivolgete altrove. Andiamo avanti perché non è possibile in aula interrompere per una cosa del genere, no, non è possibile, andiamo avanti. Consiglieri, dovete stare ai vostri posti e dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti, ma davvero? Ognuno faccia il suo ruolo, ma stiamo scherzando qui? Sono già richiamati consiglieri, se volete entrare io vorrei andare avanti col consiglio, perché sapete che cos'è il consiglio? È un momento istituzionale in cui si vota. Non è un momento di chiacchiere dei cittadini, quelle sono in altre sedi. Qui siamo con gli uffici che tra l'altro dovrebbero anche andare via, quindi sono 3 ore che siamo in consiglio. Ci sono delle tempistiche che vanno rispettate, ci sono dei regolamenti che vanno rispettati. Io li faccio rispettare a quelli di qua e a quelli di qua, punto. Perché il mio ruolo qui è far rispettare il regolamento. Il regolamento dice che adesso voi seduti e si va avanti, altrimenti si interrompe e si rimanda altrove, all'altra data. Questa cosa, andiamo avanti, studiatevi prima cos'è un consiglio municipale e poi dopo venite e interrompete. Presidente, lei ha ragione, però il consiglio municipale è anche quel luogo in cui una volta che un atto viene approvato è per sempre, quindi dobbiamo parlarne fino a ma che questo avviene l'atto arrivi in consiglio, consigliera, lei lo sa benissimo, l'atto prima viene discusso nelle commissioni, qui è il momento della votazione ed è già tutto avvenuto. Ma chiunque lo può collegare, io non ci posso fare niente, non posso certo impedirlo, lei lo sa. Allora, è tenuta in commissione, giustamente oggi si trova un atto che non ha visto perché è stato presentato in questa sede. Per noi è normale, ma non è certo. Per noi è normale, mi dispiace, gli spiegate che è normale, perché questa è. Ma questa è la. Presidente, allora scusi, lo spiego io, però, è normale. Scusi, è normale, questa scusi, è l'attività. Presidente, di scusi, visto che interviene l'opposizione, intervengo pure io nel gruppo di maggioranza. Non voglio che intervenga più nessuno. No, Presidente, perché anche noi dobbiamo avere lo stesso spazio che ha avuto l'opposizione, Presidente, per chiarire. Mi scusi, abbiamo gli stessi diritti dell'opposizione noi, ok? Allora, con gli stessi diritti dell'opposizione, noi dobbiamo specificare che la situazione è diversa da quella che viene illustrata. Perché in sede di commissione lavori pubblici, io presente, con mie testuali parole,
parlare, noi come maggioranza e come commissione ci siamo espressi sul fatto che avremmo presentato un ordine del giorno in consiglio. Per prassi istituzionale, non è che possiamo farlo vedere prima l'ordine del giorno, no, si fa l'ultimo ma i contenuti e il contenuto in questione sul quale si sta dibattendo, erano già stati esplicitati e verbalizzati in sede di commissione lavori pubblici. Bene. Ok? Quindi le cose chiare, per favore. Io ringrazio per i chiarimenti. No, io adesso basta. Io ringrazio per i chiarimenti. Io sono qui per far votare un atto che ha avuto un percorso. E vedrete i verbali. Io qui non posso fare altro che mandare avanti il consiglio. Non era vero, lo stabilirete dopo, mi dispiace. Presidente, andiamo avanti. Grazie. Scherzando? Sto interrompendo il consiglio, adesso basta. Sì. Ma io infatti sto dicendo di andare avanti, prima di tutto i cittadini si leggano il regolamento quando vengono qui, perché non è possibile. Allora, ogni volta che ci portiamo le clac sia di qua che di là, non è cosa giusta. Allora, andiamo avanti. A me non interessa chi siete voi, è generale, è generico, per me non mi interessa di chi sia. Interrompiamo 15-20 minuti, vediamo. Sì. Allora, eravamo rimasti, scusate, visto che c'è stata questa interruzione veramente poco felice. Manca il voto, Presidente, dichiarazioni di voto. Sì, dichiarazioni di voto, grazie perché veramente a volte è difficile. Sulla proposta, eh? Sì, sulla proposta, allora no, siamo a fine discussione, dichiarazione di voto sulla proposta emendata. Non ti torna? Oh. Certo. Giuliano. Consigliere Giuliano. Allora, mi sembrava un film già visto. Quindi, non a caso a volte uno riesce anche a fare il mago. Non è mai capitato, ma in questo caso sì, perché l'avevo detto, l'ho previsto e ve l'ho detto. Levate tutti questi ordini del giorno, emendamenti, associazioni. E votavamo in grazia di Dio. Invece poi qualcosa è andato storto. Perché? Perché quando si va oltre, no? Quando si vuol dire come è fatto il fabbricato, quello che si può fare domani, quello che appunto è previsto o non è previsto, no? Poi esce fuori che sicuramente, no? Quello che è stato, che faceva piacere al PD, giustamente andava bene perché era inserito. Quello che fa piacere a voi, i ciclobiciclettari, devono essere inseriti. Si è notato da parte delle due parti politiche una sorta di, come si dice, di posizionamento politico a vantaggio di chi non si capisce che cosa. Ma questo fatemelo dire senza polemica, ci mancherebbe altro. Però poi, dalla parte dell'A, quando hanno sentito bando, hanno detto: ma come si conciliano 30 anni di situazioni con un bando? E effettivamente, andate a spiegare come si concilia tutti, perché Fratelli d'Italia in questo caso ha mantenuto una coerenza dall'inizio alla fine, non ha votato nessun emendamento, non ha votato nessun ordine del giorno e ha detto esplicitamente, lo ripetiamo, che se era la delibera madre avremmo dato il nostro contributo per quanto riguarda il fine pubblico. Senza entrare nel merito, anche perché in commissione è vero che si era cercato di capire dove andare a finire, però è stato detto no, non ce lo mettiamo, non facciamo eccetera. Poi, come si dice, si era detto che comunque si sarebbe portati delle cose in aula, non è questa la cosa strana ovviamente, perché chiunque è libero in democrazia e in un'aula istituzionale di portare delle precisazioni, degli emendamenti, delle modifiche eccetera, però vista la situazione, ok, ognuno ha cercato di inserire qualcosa di suo per fare politica. Allora ripeto,
non è che qui Fratelli d'Italia non sa fare politica, e quando dicevo prima che qui non asciughiamo gli scogli è anche per dire chi li asciuga facesse, cambiasse mestiere, perché gli scogli non si asciugano mai, chiaro? Quindi è anche per far capire che bisognava comunque essere asciutti, essere asciutti. Allora, in funzione di questo, visto che alcune cose sono state votate, alcune no, e questo ordine del giorno è stato votato, Fratelli d'Italia è favorevole per quanto riguarda il fine, ma si asterrà per il metodo utilizzato, perché voglio capire come, e così la ripresa c'è, come si concilieranno 30 anni di attività con un bando pubblico. Questo è quello che vorrei sapere da consigliere. Fratelli d'Italia si astiene. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne so. Sì. Grazie Presidente. Il problema è che devi prendere due al posto di una. Io avrei votato la delibera, a prescindere dall'ordine già votato, l'ordine del giorno. Perché votare la delibera comunque? Perché l'obiettivo finale della delibera comunque, e lo dico a chi mi ha preceduto, ha l'obiettivo di acquisire comunque in ogni caso un bene che deve essere acquisito. Quindi io voto la delibera, però onestamente ne avrei fatto a meno dell'ordine del giorno che descrive nel dettaglio poi delle situazioni future che potevamo risparmiarci. Ecco, questo qua volevo dire, e quindi sollecito il mio voto positivo a tutta la maggioranza, invitandola comunque a riflettere su un ordine del giorno che va al di là di questo momento politico di oggi, e di evitare di eccedere nel protagonismo individuale e di verità assoluta. Tutti possiamo partecipare alla discussione, ma la verità in mano non ce l'ha mai nessuna rispetto a quello che succede. Mi riferisco al fatto se in commissione si era detto o meno. Anche se non c'ero, forse qualcuno non mi guarda, che io partecipo alle commissioni da uditore molto spesso, proprio per, come dire, quella forza di volontà che ci ha contraddistinto fin dall'inizio, per migliorare gli atti e portarli a casa nel miglior modo possibile. Quindi spesso magari chiedo pure di fare vostre alcune dichiarazioni che faccio, e mi permettete di parlare in commissione, proprio per l'esperienza che nel settore ho maturato. Ritengo che su questa delibera io pensavo fosse una cosa tranquilla da votare, perché abbiamo avuto due esempi che a me personalmente mi hanno dato molto fastidio. Uno era quello della via della Lega di Passo Lombardo e l'altro era quello del Quadraro. Quindi ecco, inviterei sempre a riflettere sui beni che possiamo acquisire, a darli al patrimonio e poi utilizzarli per fini sociali. Io sono d'accordissimo su questo, e trovare giustamente le strade corrette per individuare con una carta, la chiamo la carta dei bisogni, la chiamavano, ma tempo scaduto, una partecipazione vera su quello che si dovrà fare nei pezzi di territorio, di edifici che noi riusciamo ad utilizzare come ente pubblico di prossimità. Grazie. No? No, Toti? L'ho detto nei miei interventi che praticamente d'accordo sull'acquisizione nel manufatto, su quelle che sono le indicazioni di acquisizione del bene, contrari a un discorso di demolizione. Il discorso che io ho fatto anche nel mio intervento, nel primo intervento, le indicazioni possono essere sociali, culturali, assistenziali, ricreativo, sportivo. Il fatto invece di restringere e di praticamente a 3-6 indicazioni, praticamente, che poi non c'è stato rispetto a questo un confronto serio e costruttivo con tutte le realtà sociali, culturali, rappresentative del territorio, io dico che questa
perciò delibera che nasceva bene, da questo è stata un po' snaturata, per questo non voteremo contro, ma ci asterremo come Lega. Altre dichiarazioni? Vitrotti? Immaginavo che sarebbe stata una discussione lunga e complicata. È ovvio che, diciamo, esprimere il parere, prima c'era tutto il quartiere in realtà, e quindi era sicuramente una cosa che si attende, cioè un piccolo pezzo che si aggiunge, e quindi è ovvio che facciamo una votazione tra di noi. Noi siamo favorevoli, ma abbiamo cercato di dare un contributo al miglioramento della delibera, abbiamo cercato di costruire anche una discussione sana, senza urla e senza, anche in commissione, abbiamo cercato anche di restituire con diciamo, gli interventi che abbiamo fatto anche un po' di verità su quella struttura e anche sulla storia effettivamente che c'è. Poi non ci dobbiamo nascondere, il tema vero è quello del patrimonio indisponibile del Comune di Roma, che questa città siamo stimolati, forse anche con un po' di ritardo, perché siamo ad un anno dalla scadenza e quindi abbiamo anche i tempi abbastanza stretti, però oggi ha una proposta. Ci sono tanti esempi che poi mettere questa discussione, questo è il motivo per cui mettere questa discussione oggi al nostro interno è sbagliato, perché abbiamo avuto oggi un esempio che questa amministrazione ha portato avanti, la casa di Luce Siesta, che ha dentro un concordato, che è stato fermato, diciamo, ha detto no a degli sgomberi, però oggi è in una proposta che questo comune ha avanzato di co-housing sociale. Quindi a volte si valuta proprio il servizio che si fa, il lavoro che si è fatto, che se l'amministrazione decide di tenerlo in considerazione, va oltre tutte le discussioni amministrative, anzi forse la norma si trova più adeguata per cercare di sistemare quello che effettivamente c'è bisogno e ha bisogno questa città. Quindi io credo che oggi, al netto del fatto che sì, ci esprimiamo per dire questo, quel bene non deve essere demolito, quella che di demolizione che prende su quel bene deve essere fermata e quindi il municipio
stretto
nostra bella che è stato arrestato da un elicottero, e in quel momento i carabinieri della forestale hanno una ricognizione con un elicottero, quindi è stato arrestato direttamente atterrando con l'elicottero. È stato arrestato oltre a un agricoltore che bruciava sempre cassette di plastica, questa volta nel parco degli acquedotti, perché anche nel parco degli acquedotti purtroppo si sta diffondendo questa pratica non buona. È stata inoltre bloccata un'attività edile a Fonte Laurentina che per costruire una scuola stava bruciando i materiali di risulta, quindi bloccata l'attività e denunciato il titolare. In questa risoluzione che porto oggi voglio dire un grazie fortissimo alle forze dell'ordine, ci sono delle persone che noi neanche immaginiamo, che anche se sono fuori servizio, anche se devono affrontare delle forti difficoltà, si vanno a inoltrare in piena notte nel parco della Caffarella, che credo che ognuno di noi avrebbe veramente paura delle volte in alcune zone andarci anche di giorno, quindi vanno assolutamente ringraziati, il loro lavoro dovrebbe essere sicuramente divulgato di più in televisione, senza parlare di cose che non hanno né capo né fondo. Quindi sulla base di questo il Consiglio Municipale risolve di impegnare la sindaca e gli assessori competenti ad individuare in ogni municipio le zone interessate al fenomeno dei roghi tossici e tramite la nomina di un referente in ogni zona permettere di riprodurre con le stesse modalità le attività di contrasto che si stanno effettuando nel 7° municipio. Grazie. Interventi? No? Vuole dire altro? Vuole dire altro? No? Allora, dichiarazione di voto? Nemmeno? Allora, io devo cambiare intanto lo scrutatore. Lo scrutatore diventa in questo momento il consigliere Toti. E favorevoli? Non ci abbiamo il numero. Abbiamo il numero. Sì, possiamo. Allora, domani mattina alle 9 verranno discussi due atti che non possiamo discutere adesso. Votati.
votato il punto 2 e discusso il punto 3. Sì, verrà votato, siamo fermi alla votazione del punto 2, discusso il punto 3 e votato il punto 3 domani mattina. Non servirà la maggioranza, la classica maggioranza dei 12 consiglieri, adesso stiamo verificando, ma credo che... Adesso lo guardiamo, intanto lo guardo. Adesso lo guardo e ve lo faccio poi sapere. Va bene, il consiglio chiude qui.